Tempo di cambiare, episodio 16, quello della ripresa dopo la pausa estiva, in cui parliamo del raduno di Abano Terme, delle scoperte dell'ingegner Cash e di tanto altro ancora. Sono Italo Cillo, questo è il mio podcast www.tempodicambiare.it. È il podcast di riflessioni sulla caduta del vecchio e la nascita del nuovo, sia intorno a noi che dentro di noi. Ci sono un po' di novità perché questa è la ripresa di questo podcast dopo la pausa estiva. Era da metà luglio che ci eravamo lasciati, ci ritroviamo a metà settembre. Cosa è accaduto nel frattempo in questi mesi? Anzitutto, da questo episodio siamo ufficialmente su iTunes. Questo significa che già prima ti invitavo ad ascoltare questo podcast non così casualmente davanti al costringendoti e torturandoti davanti al computer, ma scaricarlo comodamente sul tuo iPod o lettore MP3 o smartphone e ascoltartelo con calma nei tempi morti, mentre passeggi, mentre fai i servizi di casa, mentre ti sposti per andare al lavoro o qualsiasi altra occupazione. Ancora di più, da questo episodio in poi ti raccomando di fruire in questo modo di questo podcast, cioè iscriviti a iTunes, che è il modo migliore. Ti ricordo che iTunes lo può usare non solo chi ha il Mac come computer, chiunque può scaricare il programma iTunes e tramite questo sincronizzare il proprio, però sì, hai bisogno di un iPod o di un iPhone o qualcosa del genere, in modo tale che automaticamente ricevi l'aggiornamento dei nuovi episodi del podcast immediatamente appena escono, senza che tu debba far nulla, direttamente sul tuo iPod o sul tuo iPhone. Questo è molto molto comodo. Quindi da questo numero siamo su iTunes, da questo episodio siamo su iTunes, potrai sia scaricare il file MP3 nel vecchio modo, sia potrai direttamente abbonarti e iscriverti tramite iTunes, che è quello che ti consiglio. Cos'altro è successo da quando ci siamo sentiti l'ultima volta a metà luglio? C'è stato, ladies and gentlemen, naturalmente il travolgente raduno di Abano Terme, il primo raduno di Tempo di Cambiare del 3, 4, 5 agosto scorso, durante il quale 250 partecipanti hanno creato una specie di piccola città alternativa in cui vigevano la pace, l'amore e il sorriso. Non voglio lasciarmi andare alla retorica, però veramente in cui fervevano tantissimi talenti, tantissime idee nuove, idee semplici ma forti e concrete. È incredibile il contributo di talenti che veramente abbiamo vissuto durante quei giorni. Abbiamo creato 10 gruppi di studio e di lavoro su quelle che sono le tematiche più scottanti, quelle piccole grandi differenze o quelle piccole grandi innovazioni che fanno veramente la differenza, che possono scatenare la crescita del nuovo e mettere in crisi il vecchio senza neanche il bisogno di combatterlo. Come sarebbe diverso questo mondo se noi, anziché andare contro, concretizzassimo delle piccole novità, però a loro modo concrete, radicali, cominciando dal piccolo? In che modo possiamo direttamente mettere in pratica, cominciando dal piccolo, idee nobili e meravigliose come la valuta, come una moneta alternativa, una valuta di scambio alternativa, energia libera, energia infinita, energia gratuita, senza più bisogno di pagare bollette a nessuno? L'idea di comunità, questa è un'altra idea forte che si è fatta strada durante il giorno del raduno e ha riunito intorno a sé tantissimi aderenti. Comunità, ecovillaggi basati su concetti di condivisione, solidarietà, resilienza e così via. Ancora, una forma di attivismo sociale che è aperto a diversi contributi, aperto a diverse direzioni, è positivo e non è settario. Ancora, una forma reale di sovranità individuale, sovranità di gruppo rispetto a un sistema matrix, fra virgolette, che è costruito soltanto per beneficiare qualcuno e danneggiare tantissimi. Questi sono soltanto alcuni dei gruppi di lavoro che abbiamo creato durante le giornate di Abano Terme e ripeto, il contributo e i talenti che sono stati messi a disposizione dai partecipanti sono stati a dir poco straordinari. E infatti questa è la mia missione. In questo episodio, nei prossimi episodi del podcast, farò di tutto per documentarti su quello che abbiamo fatto.
in quei giorni, farò di tutto per trasportarti nel magico mondo di questo primo raduno di Tempo di Cambiare ad Abano Terme, introducendoti alcuni video, audio, spezzoni e così via, di quello che è successo durante quelle giornate. Dopodiché, cos'altro? Cos'altro è successo nel frattempo? È arrivato agosto, un agosto, bah, che dire, tutto sommato sonnolento. Grandi rivoluzioni non ce ne sono state, perfino le piacevoli sorprese che molti si aspettavano durante le Olimpiadi di Londra, per fortuna non ci sono state. È un po' come se il tempo sembra essersi rallentato durante questa pausa estiva, che è un po' poi quello che uno si aspetta che accada naturalmente durante le pause estive. Cos'altro, un tono su una nota, diciamo così, su una nota più strettamente personale, c'è stato anche il giorno del mio 50° compleanno durante questa pausa estiva, ed è un giorno interessante perché in questa occasione non ti puoi esimere dal constatare quello che hai fatto fino a quel momento della tua vita e decidere se ti va bene. In che misura ti va bene, in che misura ne sei soddisfatto e poi decidere che se vuoi ancora creare qualcosa a cui tieni, che secondo te è significativo, che secondo te ha un valore nella tua vita, il momento di farlo è precisamente questo, perché non è che c'è poi tanto tempo per rimandare, però attenzione, sono convinto che questo ragionamento, questo discorso valga per sempre, non vale soltanto a 50 anni, perché noi siamo sempre abituati o a rimandare o dire ah, ormai è troppo tardi. Siamo abituati così da quando siamo ragazzini. Da quando siamo ragazzini ci hanno messo in testa è troppo tardi. Per esempio, non so, volevamo diventare calciatori professionisti e poi diciamo ah, ormai è troppo tardi. Se volevo fare il calciatore professionista dovevo iniziare quando avevo 12 anni, no? E così via. No, no, ho fatto questo anziché fare quella particolare scuola, ho fatto questo anziché fare quella particolare università e ormai è troppo tardi. Allora, se questo ragionamento forse sì, si applica alla carriera del calciatore, non si applica a tutto il resto. Perfino se tu hai 70 anni di vita alle spalle, te ne restano 20 in buona salute. E in 20 anni si possono fare tantissime cose. Se poi hai dei dubbi sul fatto che potresti avere di fronte a te 20 anni in buona salute, se non sei convinto di questo, ti raccomando di guardare con cura il webinar, il video seminario su www.energytraining.it fatto da mia moglie Francesca, che si occupa proprio di questo, come mantenersi in buona salute per lungo, lungo tempo. Uno dei miei mentori, ritornando al nostro discorso, un americano, diceva: non c'è nulla che non si possa raggiungere nella propria vita in soli 7 anni. E questo discorso mi è sempre sembrato incredibilmente logico e mi ha sempre ispirato tantissimo e ho sperimentato sulla mia pelle che è vero. In 7 anni nella tua vita puoi veramente creare tutto quello che vuoi. Puoi creare da zero un'attività imprenditoriale di successo ed è esattamente quello che è successo a me, che ho iniziato 7 anni fa, anzi 6 anni fa, l'attività che svolgo attualmente online. Puoi, in 7 anni puoi padroneggiare una lingua straniera alla perfezione, in 7 anni puoi padroneggiare qualsiasi tipo o stile di ballo fino a diventare un campione di ballo, puoi raggiungere i vertici della carriera politica, puoi raggiungere l'illuminazione spirituale. Il Buddha si racconta che ci mise esattamente 7 anni per raggiungere l'illuminazione spirituale. Veramente, se abbiamo 7 anni di vita di fronte a noi, non abbiamo alibi, non abbiamo scuse. Possiamo fare della nostra vita tutto quello che vogliamo, basta deciderlo e basta applicarsi. Sono purtroppo, o per fortuna, sono entrambi due muscoli da sviluppare, nel senso il muscolo della decisione deve essere sviluppato e il muscolo dell'applicazione deve essere sviluppato perché a volte tendiamo a impigrire questi due muscoli. Va bene, dopo questa, come posso dire, deriva o deviazione di natura intimistica, torniamo a noi, torniamo agli argomenti di questo podcast. Un'altra delle cose importanti che sono maturate, in realtà stanno maturando durante questa pausa estiva, è l'affare cash. Le scoperte dell'ingegner Cash. Il 6 settembre è stato il giorno della presentazione internazionale agli ambasciatori di diverse nazioni del mondo e in Belgio, di queste mirabolanti scoperte e invenzioni dell'ingegner Cash in tema di free energy. Il sito della Cash Foundation afferma chiaramente che questo 6 settembre non è stato un evento pubblico, non ci sono stati invitati al di fuori degli ambasciatori, non ci saranno comunicati stampa, non ci saranno divulgazioni su quello che è accaduto.
E comunque l'incontro aveva come scopo quello di mettere sotto pressione le nazioni partecipanti dicendo: guardate, fate attenzione, l'opinione pubblica sa quello che sta accadendo, gli altri stati sanno nel momento in cui noi li informeremo il 6 settembre, quindi quelli di voi che non si presentano a questa conferenza potrebbero veramente trovarsi bruciati e indietro rispetto a grandi e straordinarie innovazioni. Ora, gli sviluppi di questo affare cash, e in realtà non solo gli sviluppi, anche le premesse di questo affare cash, per chi non sappia assolutamente nulla, perché qui noi, sul tempo di cambiare, ci rivolgiamo anche a chi comincia da zero e non sa assolutamente nulla, gli sviluppi e le premesse sono quelle di cui ci occuperemo nell'approfondimento di questo episodio. E questo qui ne approfitto anzi per fare una parentesi più grande, per tutti coloro che sono nuovi, completamente nuovi all'ascolto di Tempo di Cambiare. Ti raccomando di non preoccuparti perché ci sono informazioni, conoscenze, punti di vista che a volte vengono dati per scontati per coloro che hanno ascoltato gli episodi precedenti, che sono tantissimi, mentre per chi è lì per la prima volta potrebbero non essere immediatamente chiare queste conoscenze, questi punti di vista, però poi diventano chiari per tutti, strada facendo, gradualmente, nell'arco di alcuni episodi, man mano che si ascolta questo podcast. Quindi per chi volesse mettersi poi alla pari e farsi un quadro più completo, più velocemente, delle cose di cui parliamo in Tempo di Cambiare, ti raccomando di ascoltare l'archivio degli episodi precedenti, sono tutti archiviati su www.tempodicambiare.it, adesso anche su iTunes. E ci sono alcuni episodi, come dire, più fondamentali degli altri, fra virgolette. I miei ascoltatori più affezionati considerano fondamentali episodi come il 6 o episodi come l'8 per iniziare a formarsi una visione d'insieme. Che dire, fra 15 secondi la mia intervista all'ingegner Ciro Pirone sull'ingegner Cash e le sue scoperte. Eccoci, questo è la registrazione della mia intervista all'ingegner Ciro Pirone, che è uno di noi. È un membro della comunità di Tempo di Cambiare, un ascoltatore di questo podcast, è uno di noi altri Time Changers ed è un ingegnere aerospaziale. Vive in Germania, ha incontrato e conosciuto personalmente l'ingegner Cash per propria iniziativa. Non solo non si è accontentato di questo, ma ha creato una connessione diretta fra l'ingegner Cash e il suo staff da una parte e Tempo di Cambiare dall'altra parte, addirittura ottenuto un appuntamento al quartier generale della Cash Foundation a Ninove, in Belgio, per un'intervista durante la quale noi altri di Tempo di Cambiare potremo conoscere e parlare direttamente, personalmente con l'ingegner Cash e fargli le nostre domande. Su questo ti aggiorno fra pochissimo. Adesso però ti faccio ascoltare questa intervista. Chiedo scusa se la qualità dell'audio non è perfetta, un po' di capricci Skype quel giorno, a dire il vero, li faceva. E quindi ogni tanto c'è qualche audio nel bug, per il resto il discorso è perfettamente seguibile e ricostruibile. Voilà. Ciao Ciro, ti do il benvenuto da parte non solo mia, ma di tutti gli ascoltatori di Tempo di Cambiare. Grazie a nome di tutti per l'impegno che stai mettendo nel creare questa bellissima connessione diretta con l'ingegner Cash e con il suo staff, di cui ovviamente a beneficiare siamo tutti noi della comunità di Tempo di Cambiare. E naturalmente benvenuto e grazie per aver accettato il mio invito. Grazie a te per avermi contattato e grazie anche a tutti i time changer di Tempo di Cambiare che, diciamo, con loro entusiasmo cercano diciamo, di approfondire la questione cash. Ottimo, ottimo. Ciro, facci un tuo breve background, cioè chi sei e magari anche perché ti sei interessato a questi argomenti, sia che tu la voglia mettere dal punto di vista personale, sia che tu la voglia mettere dal punto professionale. Allora, sì, io sono un ingegnere aerospaziale e vivo da 5 anni qua a Colonia, in Germania, però in realtà mi sono avvicinato a questi argomenti per un motivo personale, un motivo di salute, perché circa 5-6 anni fa ho avuto un problema e ho trovato una soluzione non nella medicina tradizionale, ma nella medicina alternativa.
E da lì mi si è aperto un mondo perché poi ho incominciato ad aprire gli occhi, mi sono interessato anche ad altre cose e poi, sai, nel momento in cui incominci a vedere le bugie, sviluppi degli skill che ti permettono e ti incuriosiscono anche perché poi le cose, diciamo, stranamente. Impari a vedere quelle cose che gli altri non vedono perché non ne parla nessuno, vedi cosa ci sta dietro. E quindi per questo motivo poi mi sono ritrovato su internet in diversi forum con gli amici a parlare di diciamo di queste teorie alternative, come verrebbero definite da, diciamo, le persone addormentate, però in realtà. Va bene, va bene. Ciro, dici anche qualcosa, facciamo così, a beneficio di proprio di chi dovesse non sapere assolutamente nulla di chi è l'ingegner Cash e che cosa ha fatto. Dacci Sì, un allora, breve Cash. background. Sì, Cash è un iraniano, è nato in Iran e nella sua famiglia già si respirava, diciamo, la tecnologia delle radiazioni. Infatti, il padre pare fosse un ingegnere, un X-ray ingegnere, X-ray, quindi raggi X, un ingegnere a raggi X. Diciamo, questo che vi dico è anche presente sul sito della Cash Foundation, quindi a meno che non sappiate parlare inglese, diciamo. Lì è tutto presente, è tutto descritto. Poi dopo lui si è trasferito in Inghilterra, a Londra, dove si è laureato come ingegnere nucleare, si è specializzato nei sistemi di controllo dei reattori e da lì è iniziato, diciamo, il suo viaggio nella tecnologia, diciamo, per la produzione di energia, di cibo e anche per, diciamo, il trasporto. Quindi dovendo riuscire a trovare una tecnologia efficiente, lui si è mosso in ambiti che forse erano inesplorati e da quanto lui sostiene ha capito cose che gli altri non hanno capito. Di quali campi di applicazione stiamo parlando, Ciro? Perché il suo sito è molto interessante, sì, però si iniziava con i viaggi spaziali, poi Sì, dice che si può arrivare da Madrid a New York in 10 minuti, e quindi gli spostamenti, la locomozione, la salute, la nutrizione, l'energia, è come se fosse gioco a 360 gradi. diciamo, la prima impressione che ho avuto quando sono arrivato sul sito, quando è la prima volta che ho sentito parlare di Cash, è di vabbè, questo è pazzo. È perché c'era di tutto, infatti c'è di tutto. Allora uno non capisce, dice, ma che sta dicendo? Ma come fa a fare tutte queste cose? E poi dopo, ovviamente, poiché dobbiamo essere persone sempre aperte, ma ovviamente diciamo, con uno sguardo critico, ho approfondito. E quindi poi mi sono reso conto che tutto quello che lui dice ha una coerenza. Ovviamente dobbiamo sempre mantenere aperte le due ipotesi, che sia tutto vero o che sia tutto falso. Anche ce ne sarebbe anche una terza. La terza sarebbe che è tutto vero, però i soliti, come dicevo prima, l'elite dei potenti, che anche se l'elite è un'accezione positiva, quindi dovremmo dire il branco di psicopatici che impedisce l'evoluzione della razza umana, potrebbe filtrare o controllare a loro vantaggio, potrebbero filtrare o controllare a loro vantaggio gli sviluppi. Cioè, impadronirsi di una parte di tecnologia e censurare tutto il resto, per esempio. Esattamente, E cerca. invece l'ipotesi che tutto potrebbe essere falso, chi ci guadagnerebbe da questo? Ah, e quella è anche una cosa che dovremmo andare a discutere, però io penso che è meglio discuterne dopo, perché dobbiamo fare una serie di ipotesi su se è vero, perché succedono certe cose, per esempio perché non mostra la tecnologia, e se invece è falso dobbiamo capire allora qual è lo scopo, no? Possiamo ragionarci un po' assieme. Forse vale la pena dire che cosa propone Cash, perché lo propone? Ovviamente brevemente, anche perché tutto quello che sappiamo di Cash è pubblicato. Ci sono video, ci sono libri, ci sono forum, c'è il suo forum, e quindi tutti quelli che hanno un po' di tempo e anche diciamo, di pazienza possono apprendere tutto quello che io ho appreso fino ad adesso, che per me, diciamo, è l'1%. Però allora, lui che cosa sostiene? Lui sostiene di aver compreso come funziona il campo magnetico e il campo gravitazionale terrestre. E da lì è partita la sua, diciamo, indagine. Lui sostiene che il campo gravitazionale terrestre è generato dall'interazione di due campi magnetici che sono all'interno. Recentemente c'è stata una scoperta di diversi astrofisici e scienziati
relativamente al fatto che il nucleo della Terra sembrerebbe non essere solido, ma c'è all'interno del nucleo solido un altro nucleo che è liquido. E Cash sostiene che all'interno di questo liquido c'è questo campo magnetico che dinamicamente, interagendo con un secondo campo magnetico, crea la gravitazione. Una volta che ha Interessante. compreso questo meccanismo, lui si è spinto oltre e ha replicato il funzionamento del pianeta, diciamo, in un suo reattore. Ci sono anche altri aspetti da presentare. Sono gli aspetti relativi alla materia. Noi sappiamo già dagli astrofisici e comunque dalla fisica che dell'esistenza del materia oscura, antimatter and dark matter. Ebbene, lui sostiene che Scusa Ciro perché te l'ho perso per un secondo. Antimateria e materia scura, giusto? sì, noi già sappiamo dell'esistenza, diciamo, di queste materie, ma lui sostiene che in realtà diciamo, è verosimile, la materia e l'antimateria e la materia oscura non è che sono lì lontano dove sono le stelle, no? Non è che siamo lontani. E lui sostiene che sono dovunque e sono anche nel nucleo del pianeta. Ovviamente mi scuso con coloro che forse ad uno stato più avanzato di comprensione. Io sono arrivato a comprendere queste cose nel giro di poche settimane, quindi diciamo ancora non ho terminato di leggere. Però in ogni caso lui dice da queste materie Anche abbiamo la perché, materia. scusa, apro una breve parentesi, Ciro, tu sei ingegnere aerospaziale, ma Sì, questa non è la stessa fisica, quella di Cash, che si insegna nell'università, immagino. no, assolutamente no. Dobbiamo buttare i libri che abbiamo letto fino ad oggi e diciamo buttare alle ortiche. E comunque, nell'ingegneria aerospaziale, l'ingegneria nucleare si tocca solo per la propulsione aerospaziale un poco, e poi certamente non. Sì, parliamo di come ci si può muovere sfruttando le orbite, eccetera, eccetera, ma noi certamente non parliamo di come è fatto il pianeta e il nocciolo del pianeta. Ovviamente dei campi magnetici, di campi elettromagnetici, ovviamente ne ho diciamo, abbastanza dimestichezza, ma stiamo parlando di tutt'altre cose, Italo. Qui siamo, tra virgolette, nella fantascienza che probabilmente potrebbe diventare scienza. Da questa comprensione, dalla comprensione di come interagiscono la materia, l'antimateria, la materia oscura, che sono all'interno del nucleo del pianeta, ma sono, e questa è la cosa rivoluzionaria, nella stessa struttura, nella stessa configurazione anche nell'elettrone e nel protone. Ok? Lui è riuscito a realizzare il funzionamento del pianeta così come funziona all'interno del suo reattore, che è piccolissimo, lo mostra anche in uno dei suoi video. E quindi cosa fa? Lui riesce a realizzare un campo gravitazionale attorno al suo reattore e anche un campo magnetico. Okay? Un campo, lui parla di come dice? Magrav, cioè magnetico e gravitazionale. Perché un campo gravitazionale gravitazionale è sempre generato, lui sostiene, dalle interazioni di campi magnetici. E riuscendo a controllare l'intensità, le condizioni ambientali di questo campo magnetico gravitazionale del reattore, lui sostiene che può far interagire questo campo magnetico gravitazionale del reattore con il campo magnetico della Terra. Tutti noi abbiamo adulti di giocare con le calamite. Sappiamo che se mettiamo i poli opposti delle calamite, queste si respingono. Se mettiamo i poli, diciamo, scusa, se mettiamo i poli opposti si attraggono. Se mettiamo i poli coincidenti, questi si respingono. E quindi, se voi mi immaginate la Terra come una grande calamita e il reattore presente, non lo so, in un aereo come un'altra calamita e invertiamo i poli opposti e moduliamo l'intensità del campo magnetico del nostro aereo, ci possiamo spostare levitando nell'aria. Esattamente. Cioè il campo magnetico dell'aereo interagisce con quello della Terra. Lui crea questo campo magnetico
e quindi interagendo con quello della Terra si solleva. Poi cosa sostiene? Poiché noi sappiamo l'interazione tra campo magnetico e campo elettrico, no? Per esempio la dinamo della bicicletta. Quando voi pedalate, fate girare la dinamo contiene dei magnets, delle calamite che fanno generare elettricità. E lui dice la stessa cosa, dice io attorno al mio reattore, se io metto un coil, cioè se metto una spirale, io riesco a far generare corrente all'interno di questa spirale, sempre ovviamente intervenendo con un qualche meccanismo all'interno del reattore di materia, la materia oscura, degli elettroni, dei protoni e del neutrone. Ovviamente io ho semplificato moltissimo, però è diciamo questo il succo. Perfetto, E qui, grazie, grazie per averlo fatto, anche perché noi più complicato di così non lo capiremmo. ecco, ok, diciamo. Poi, come poi lui si è ok, qui adesso abbiamo parlato di trasporto e di energia. Come poi dopo lui è arrivato alla medicina? Lui sostiene che da anni che ci lavora questa cosa. Addirittura in un aneddoto che lui racconta è dall'85 che lui collabora con la NASA. E praticamente è arrivato a comprendere come questa tecnologia possa essere applicata anche al corpo umano, capendo che in realtà gli atomi, i pianeti del sistema solare, così come le stelle, si trovano in un equilibrio che è realizzato dall'interazione dei propri campi magnetici e gravitazionali. Incredibile. Ed è incredibilmente logico, come il grande, così il piccolo, tutto obbedisce alle stesse Esattamente. leggi. Allora lui dice che la malattia è semplicemente uno squilibrio all'interno del corpo umano, cioè gli atomi non sono nella posizione in cui dovrebbero essere. E questa cosa, Italo, cioè, diciamo, mi conforta abbastanza perché, come ti dicevo prima, io ho approfondito certi aspetti medici, eccetera, eccetera, e mi sono scontrato felicemente con un biologo che si chiama Bruce Lipton. Non so se ne hai mai sentito parlare. Certamente, sono certo che anche molti ascoltatori di Tempo di Cambiare lo conoscono. Bruce Lipton parla di epigenetica e dice la malattia è generata nella maggior parte dei casi da due fattori, o da un problema emozionale, eccetera, eccetera, o da tossine. Perché? Perché la tossina è un'altra molecola che non dovrebbe essere dov'è, quindi interagendo nel campo magnetico degli atomi del nostro corpo, li squilibra. E quindi genera la malattia. Logico, incredibilmente logico. Quindi diciamo che quello che sostiene Cash, diciamo, ritorniamo. Pensiamo a, come si dice, alle centinaia e centinaia di sostanze chimiche che non esistono in natura e quindi non dovrebbero esistere nel mondo, che ci ritroviamo in circolazione nel sangue, nei tessuti, nelle cellule, eccetera, eccetera, eccetera. Esattamente, esattamente. E quindi diciamo questo ritorna. E quindi lui, utilizzando sempre la stessa tecnologia, riesce in qualche modo a riequilibrare, a far ritrovare l'equilibrio alle cellule del corpo. E quindi il corpo comincia a funzionare bene e si rigenera. Cioè, io ho visto video di persone con le dita in cancrena e lui dice le dita stanno ricrescendo. Cioè, io non sono riuscito ad apprezzare la ricrescita. Però, diciamo, lui sostiene che anche le dita in cancrena sono ricresciute. Oltre ad altri video che invito tutti a visionare, circa persone malate di sclerosi multipla, di cancro, di Alzheimer, eccetera, eccetera. Sono incredibili, sono ovviamente incredibili. E quindi per questo motivo lui, diciamo, sostiene questa tecnologia applicabile all'energia, al trasporto e alla salute. Poi arriviamo ad un altro aspetto interessantissimo. Quello della produzione della materia. Lui sostiene che ogni materia tangibile ha una fingerprint, cioè un'impronta digitale del suo campo magnetico. E questa cosa ritorna alla biorisonanza. Non so se hai mai sentito parlare di biorisonanza. Biorisonanza, sì.
Sì, biorisonanza, che sostiene che in pratica i batteri e i metalli pesanti hanno una loro vibrazione, una loro risonanza, e quindi utilizzando questa risonanza si può, diciamo, combattere un batterio o espellere o aiutare il corpo ad espellere un metallo pesante. Ed è bene o male quello che anche lui dice, no? Dice, allora, la punta digitale del... di qualunque materia tangibile può essere attratta dalla mia tecnologia, quindi dal mio generatore, e praticamente io è come se attirassi dall'aria la materia che voglio formare. Fa un esempio molto semplice con l'acqua. Dice, l'acqua che è in io posso attirarla e farla condensare una Allora, goccia aspetta, ti abbiamo perso per un secondo. L'acqua dicevi che in forma di vapore, no? Allo è? stato gassoso nell'aria. Uno Se io può dire tirassi. che, esatto, l'acqua può dire che il vapore acqua è onnipresente nell'atmosfera terrestre anche se non lo vediamo. Esatto. Io come faccio? Se io raffreddo l'ambiente, l'acqua si condensa e diventa liquida. Ok? La stessa cosa lui sostiene di farlo con qualunque. Lui dice: io posso attirare le molecole del, che ne so, cosa ti serve? L'oro? Infatti l'ha sostenuto nell'intervista, io sono, non l'ho detto prima, ma io sono andato a vedere una lecture, Conferenza. una conferenza di Keshe in Olanda venerdì scorso, e lì lui ha detto: noi con questa tecnologia possiamo attrarre dall'ambiente circostante tutti gli atomi che necessitano per formare un. Perché lui ha Oh, aspetta, investigato. ti abbiamo perso nuovamente. Lui dice possiamo attirare o addirittura far coagulare, non so, è molto bella questa Sì, esatto, immagine. come l'acqua. Tutti, esatto, tutti gli atomi che ci servono per. Ti abbiamo. Realizzare qualunque tipo di materiale, quindi anche l'oro, anche l'oro. E quindi lui dice: perché lui è arrivato a sviluppare questa tecnologia? Perché il suo scopo iniziale era quello di viaggiare. Se devi viaggiare nello spazio per molto tempo, come fai con il cibo? Ovviamente, se tu devi viaggiare nello spazio per, non so, 5-6 anni, il payload dell'astronave, diciamo, sarà nella maggior parte composto dal cibo. Come si fa? Come Quindi si lui fa? sostiene che questa tecnologia riesce a materializzare il cibo. Esatto. Porca miseria. Io Questa sì che. una volta che ho compreso il fingerprint, cioè l'impronta digitale del campo magnetico dell'oro o dell'acqua o del pane o quel che sia, io posso attirare dall'ambiente circostante, perché nell'ambiente circostante c'è tutto, ok? Posso quindi far condensare, così come faccio condensare l'acqua, faccio condensare la materia che mi serve. Wow, incredibile. Ecco, diciamo, voglio dire, questa è. Se questo fosse vero, la fame del mondo, il bisogno di lavorare Sì. 8 ore al giorno, il bisogno, il modo in cui concepiamo il denaro, tutto sarebbe immediatamente Sì, obsoleto. infatti lui lo dice. E poi, infatti, è stato molto divertente. Durante questa conferenza, dopo lui è stato disponibilissimo a rispondere alle domande. E ovviamente, mi ricordo, forse io o qualcun altro gli ha detto: ma guarda, che la tua tecnologia per la cura delle malattie, diciamo, andrebbe contro gli interessi dei Big Pharma, quelli sono capaci di ammazzarti, voglio E lui ha dire. risposto, ma no, non ci avevo mai pensato. Lui ha detto: sì, voi non vi rendete conto che, diciamo, i soldi, se questa tecnologia viene sviluppata, non avranno più senso. Perché dice: a parte che non avranno più senso perché io posso produrre tutto quello di cui ho bisogno, ognuno potrà produrre tutto quello di cui abbiamo bisogno, ma poi dopo, nel momento in cui noi viaggiamo nello spazio e lui sostiene, non possiamo certamente pensare che noi siamo l'unica vita intelligente nell'universo. Ce ne sono altre, forse ad altri livelli, di materia tangibile o non tangibile per noi. Possiamo mai dare a queste persone i nostri soldi? Dice: allora scusami, dai un poco delle tue risorse minerarie. Come mi paghi? Ti pago in soldi? Una stupidaggine, ovviamente, lui dice. Non ha, no, non avrebbe più senso. Questo è incredibile, Ciro, veramente, questo è incredibile. Senti, tu hai conosciuto di persona Keshe, appunto, avete parlato e Sì. così via.
Mi piace molto anche come il tuo atteggiamento di come ti poni, cioè tu dici, come posso dire, da agnostico. Io sono entusiasta di queste affermazioni, ma dobbiamo sempre tenere sulle spalle, la testa Sì, sulle spalle e assolutamente. ricordarci che potrebbe essere tutto vero e potrebbe essere tutto falso. Però Sì. ecco, al di là di questo, tu l'hai conosciuto, l'hai incontrato, ci hai parlato, l'hai stretto la mano e vi siete guardati negli Sì, occhi. sì, La sì. tua impressione, sensazione personale tua sull'uomo che esce, sulla persona. Qual è stata la sensazione? Perché lui pensi che stia facendo quello che sta facendo? Che impressione ti ha fatto? Ok, allora l'impressione ve lo dico subito perché mi esce dal cuore, positiva, assolutamente positiva. Io l'ho guardato negli occhi, gli ho stretto la mano. La prima cosa che gli ho detto grazie. E lui ha sorriso anche un po' timidamente, ha detto sì, bisogna. Ha detto figurati, ha detto, ma quello che è più importante adesso è che bisogna rimanere vivi. E questa cosa che lui ha detto, l'ha detta diciamo di sfuggita, e poi salutava ad altre persone, e diciamo, mi ha colpito moltissimo, perché diciamo mi ha dato il senso dello spessore di questa persona. Lui si rende conto che sta facendo qualcosa di rivoluzionario, e quindi si rende conto che sta rischiando parecchio. La conferenza, durante le domande, l'ha detto, ne ha parlato di nuovo di questo rischio, no? Lui infatti ha detto: l'unico motivo, io parlando con una, perché lui sembra che abbia contatti, abbia avuto contatti frequenti comunque con rappresentanti governativi, con università, eccetera. Questo sempre secondo quello che lui sostiene. E durante uno di questi incontri con un agente governativo americano, l'America gli ha detto, sempre questo è quello che lui riferisce: lo sai il motivo per cui non ti ammazziamo? Dice: ah no, grazie, perché non mi ammazzate? Cioè, perché quello che noi stiamo apprendendo da te, forse lo avremmo appreso solo nei prossimi 200-300 anni. Quindi dice: noi te lasciamo vivo perché tu ci devi ancora raccontare tutto. Perché infatti lui sostiene che la strada da fare è composta da 1000 gradini, e lui sostiene che chiudo solo il primo passo per arrivare al primo gradino. Quindi immagina un poco che cosa c'è dopo, perché io adesso, già adesso, diciamo, nella mia testa non riesco a contenere tutto questo, tutto quello che lui sostiene. E quindi l'impressione che ho avuto è positivissima. Lui è una persona molto calma, dallo spirito vivo, disponibile con chiunque, ti devo dire la verità, molti post che ho letto sul suo forum mi avevano fatto pensare il contrario. Mi avevano fatto pensare una persona abbastanza un poco, diciamo, arrabbiata. Ed infatti, durante la conferenza, l'unico momento in cui lui ha mostrato rabbia è stato nei confronti del governo canadese, perché lui dice di essere stato, diciamo, arrestato. Arrestato. Arrestato in un viaggio verso il Messico. Lui in pratica dal Belgio è atterrato a Toronto, mi pare, per diciamo, il volo successivo, per prendere poi il volo successivo fino in Messico, dove c'era una conferenza di scienziati, e praticamente senza nessun motivo è stato prelevato da agenti canadesi ed è stato interrogato per 3-4 giorni di seguito. È stato maltrattato, gli hanno sequestrato tutto il materiale, il computer, gli USB drive, eccetera, eccetera. E quindi lui dice: io al tavolo della pace, lui ha invitato tutte le ambasciate che sono presenti a Bruxelles per un incontro il 6 settembre, quindi ieri, Esatto, questo è l'argomento cruciale che vedremo dopo. comunque è questo è l'argomento cruciale. Vedi, Però continua, lui c'è prosegui. al tavolo della pace, i maiali non possono sedere. Oh là là. Quindi, come vedi, questa è un'affermazione pesantissima. E quindi immagino che lui sia un po' arrabbiato. Immagino gli hanno fatto perdere la conferenza in Messico, l'hanno trattenuto senza alcuna ragione. Più che la conferenza, immagino il motivo per cui l'abbiano, cioè, non c'era nessuno. Certo, è Volevano certo. semplicemente rubare la sua tecnologia. Certamente. E quindi diciamo, perché lo sta facendo? Però lo dichiara lui stesso, lo dichiara in una maniera cristallina. Lui dice: io sono qui per servire, io sono qui per regalare al mondo la pace, per regalare questa tecnologia a tutte le nazioni, sia
siano uguali, non ce n'è una migliore di un'altra. Molto bello questo, molto bello. Sì, bellissimo. Nell'intervista che è stata di recente sottotitolata in italiano, che è stata pubblicata da alcuni amici sul forum di Tempo di Cambiare, a più di metà dell'intervista, quasi, quasi verso la fine, l'intervistatore lei dà delle risposte bellissime. Io vi invito ad ascoltare lui direttamente, non me lo fate dire, ma dovete ascoltare proprio lui. Ottimo. E quindi tutti questi, diciamo, elementi, tutta questa conoscenza mi fanno ben sperare, anche se, ripeto, dobbiamo sempre avere gli occhi aperti e approfondire. È nostro dovere morale approfondire fino in fondo. Grazie Ciro. Ciro, come giustamente stavi sottolineando 2 minuti fa, oggi che registriamo questa intervista è il 7 settembre e ieri, 6 settembre, doveva essere il grande giorno in cui l'ingegner Cash avrebbe annunciato alle ambasciate di tutto il mondo i suoi progetti. Allora, secondo te, a parte che non so se abbiamo notizie fresche di ieri, credo di no, ma secondo te quali sviluppi potremmo aspettarci, secondo te, per l'immediato futuro in termini di, come si dice, di disclosure, cioè divulgare questa tecnologia anche in maniera tale che non ci sia più il problema che si ammazzano cache e tutto quanto finisce, ma che ci sia la possibilità veramente di divulgarla al di là della sua. Sì, questa è una cosa importante che io ho già sottolineato nel forum. E che anche lui ha sostenuto durante la conferenza venerdì scorso in Olanda. È importante che ognuno di noi approfondisca tutti gli aspetti tecnici di questa tecnologia, anche coloro che non hanno le basi tecniche per farlo. Perché in questo modo noi possiamo garantire la preservazione di questa tecnologia. Nel caso in cui psicopatici cerchi di mettere di nuovo a tacere l'innovazione scientifica, così come hanno fatto con Tesla e così come hanno fatto con tanti altri ingegneri nel corso della storia. Io ho letto un libro che si chiama Breakthrough Power. È un libro che è stato scritto da dei giornalisti e ha raccolto esperienze di tanti ingegneri che hanno inventato tanti motori magnetici ad acqua, eccetera, eccetera, tutte tecnologie soppresse, perché ovviamente si scontravano con gli interessi dell'industria per la produzione dell'energia attraverso i fossili, no? E quindi, diciamo, nel diffondere le informazioni circa Cash e nel acquistare i suoi libri, i video, eccetera, eccetera, noi non solo ottemperiamo al debito, al dovere morale di verificare se è vero, ma anche nel caso in cui fosse vero, preserviamo la conoscenza di questa tecnologia. Quindi è Giusto. importante diffonderla e studiarla, stimolare con competenze o qualunque fisico teorico con competenze ad approfondire l'argomento. Mi piace molto, cioè, dovete, diciamo, comprendere che spesso le persone reagiscono in maniera anche violenta a novità di questo tipo, specialmente una di questo tipo, perché è davvero grossa, semplicemente perché credono che se una cosa loro non la sanno, non esiste. E dovete fargli capire che devono essere umili e devono prima approfondire e poi dare un giudizio. Buon senso non si dimostra nulla, né in un senso né in un altro, diciamo. Giustissimo. Qui mentre parliamo su Skype ho di fronte a me la tua immagine, come capita quando si parla su Skype, e ho il tuo motto, che adesso in questo momento l'ho perso. Cos'è che c'è scritto sul tuo Ah, il sì. massimo dell'ignoranza, come The dico. ultimate ignorance is the rejection of something you know nothing about and refuse to investigate. Quindi, questa l'ho copiata, non l'ho scritta io. È una citazione. Una Il massimo dell'ignoranza è rifiutare qualcosa a proposito della quale non sai nulla e che non hai investigato. Esatto.
Bello, bello, molto giusto. Ciro, cos'altro dirci? Hai delle parole, saluti finali per il nostro pubblico, ultime parole? Ripeto, probabilmente di quello che è successo ieri, l'incontro con i vari ambasciatori, è troppo presto per saperne qualcosa. No, non sappiamo nulla. Io voglio dire a tutti che il motivo per cui noi dobbiamo fare attenzione, sempre, anche qualora la tecnologia di cache si dimostrasse vera e fattibile, realizzabile, è perché il branco di psicopatici di cui parlavo prima, perché solo psicopatici possiamo chiamarli, perché non hanno la concezione del bene e del male, potrebbe infiltrarsi in qualunque movimento o corrompere qualunque leader affinché lo sviluppo di questa tecnologia vada in vicoli ciechi o comunque riduca l'impatto della riduzione del loro profitto. Dobbiamo stare attenti e approfondire. Ci sarebbero altre cose da dire, però non abbiamo il tempo, quindi casomai le scrivo sul forum oppure mi contatti di nuovo. Grazie Ciro, avremo sicuramente modo di approfondire, potrai essere di nuovo nostro ospite e aggiornarci degli sviluppi man mano Ne che si. parliamo quando andiamo ad intervistare. Naturalmente, io e te andremo insieme a Bruxelles fra pochi giorni e intervisteremo insieme di persona l'ingegner Cash. Esatto. Ancora grazie a te per aver creato questa occasione, anzi, hai preso proprio tu l'appuntamento con l'ingegner Cash. Doppie grazie per questo da parte di tutto il pubblico. Dovere, come dicevo prima, dovere. Bravo, bravo Ciro. Ciro, un abbraccio grandissimo. Ancora grazie per aver condiviso tutte queste conoscenze con noi e buon proseguimento delle tue indagini. Grazie a te, grazie a tutti per l'ascolto. Grazie, ciao ciao. Ciao. Bene, questa era la mia chiacchierata con Ciro Pirone. Nel frattempo c'è anche un aggiornamento di cui voglio che tu sia informato, perché il nostro intrepido Ciro è riuscito anche a parlare con un alto funzionario dell'ambasciata italiana che ha partecipato personalmente all'incontro del 6 settembre. Ebbene sì, erano due rappresentanti dell'ambasciata italiana che hanno partecipato di persona al 6 settembre. Molti dettagli, molti particolari non ce ne sono su quell'incontro, o non ce ne sono ancora. Il sito stesso della Cash Foundation riporta letteralmente che c'è stata la partecipazione di pochi ambasciatori, il che potrebbe lasciare intravedere una partecipazione, come dire, abbastanza deludente da parte degli ambasciatori. Sicuramente non c'erano gli ambasciatori di tutto il mondo. Speriamo di sapere qualcos'altro in futuro. Comunque l'Italia c'era, sappiamo con certezza che l'Italia c'era e ho anche in questa occasione di aggiornamento goduto di una chiacchierata a registratore spento con Ciro, in cui lui si è sbizzarrito in una, devo dire, acutissima analisi di quali sono le possibili ipotesi in campo in questo momento, anche volendo fare l'avvocato del diavolo, anche volendo dire: ma chi è questo Cash? Cash, che cosa sta cercando di fare? Perché, per esempio, parla, 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 ma non mostra mai veramente la sua tecnologia, neanche una piccola parte di quello che lui è capace di fare, no? E mi piace molto la testa sulle spalle di Ciro, che sta seguendo con grande entusiasmo da vicino questi avvenimenti, però sempre tiene la testa sulle spalle e dire: per quello che noi ne sappiamo fino a questo momento, potrebbe essere tutta una bufala. Ecco le tre ipotesi che mi faceva Ciro su Skype. Dicevo: possibilità numero uno, Cash è un ciarlatano. Ha messo lì semplicemente lo scopo di screditare per sempre chi parla di free energy sia adesso che in futuro. E questa è pur sempre una possibilità fino a questo momento. Un'altra possibilità che lui ha fatto è che ogni tanto Cash parla di questi paesi del terzo mondo, paesi dell'Africa o paesi dell'America Latina che sono estremamente interessati alle sue scoperte, specialmente quelle in campo aerospaziale. Potrebbe essere che lui stia cercando di vendere la sua tecnologia spaziale a qualche paese del terzo mondo, o quantomeno potrebbe essere che lui stia cercando dei finanziamenti per realizzare i suoi progetti. Questo anche non è un'ipotesi da scartare, quindi voleva un po' parlare con tanti ambasciatori per trovare quella entratura giusta che gli permette di ricevere una sorta di benedizione, sponsorship e soprattutto fondi per portare avanti le sue ricerche. Terza e ultima possibilità che faceva Ciro è Cash è effettivamente un genio, effettivamente un altruista, sta cercando di fare tutto questo per l'umanità,
ma semplicemente per come è fatto il mondo oggi, uno non può semplicemente prendere e dimostrare a tutto il mondo, divulgare le proprie scoperte, perché potrebbero, oggi come oggi, essere usate a fin di male anziché a fin di bene. Ed ecco perché probabilmente Cash, se è genuino tutto quello che lui afferma, ha sicuramente un bisogno assoluto di una qualche forma di appoggio, di una qualche forma di copertura o di protezione da una qualche forma di governo di paese o di coalizione di paesi, e se non trova questo canale di uscita, canale entro cui, come posso dire, far fluire il suo lavoro, per lui non avrebbe senso uscire allo scoperto da solo. Sarebbe non solo senza senso, ma anche probabilmente rischioso per la sua vita, per la sua ricerca e così via. Bene, che dire, il prossimo episodio di questa saga è fra pochi giorni, perché in questo mese di settembre, grazie all'interessamento di Ciro, abbiamo avuto questo appuntamento, e quindi ci sarà questa spedizione in Belgio, quartier generale della Cash Foundation, cui parteciperò anch'io e spero di fare in tempo per potertene parlare nel prossimo episodio del podcast. Speriamo bene, perché l'intervista è proprio il giorno prima di quello che sarebbe la data programmata del podcast. Probabilmente la facciamo slittare un attimino la pubblicazione e vediamo un pochettino. Bando alle ciance. Fra 15 secondi facciamo un piccolo salto indietro nel tempo, torniamo al primo raduno di tempo di cambiare, tenutosi ad Abbano Terme all'inizio di agosto. Eccoci, siamo tornati da Abbano Terme. Ti faccio notare, carichi di un'enorme quantità di materiale audio, video, registrazioni di ogni genere, perché 3 giornate sono tante. Però, per iniziare a introdurti nella speciale atmosfera del primo raduno di tempo di cambiare ad Abbano Terme, da qualche parte dovevamo pur cominciare, visto che il materiale è tanto e non posso fartelo ascoltare certo tutto adesso. Ho pensato di farti ascoltare giustamente un pezzo dell'introduzione, cioè come è iniziato il raduno di tempo di cambiare. L'introduzione è stato il mio intervento iniziale, di apertura del raduno, e nella pagina di questo episodio del podcast, il 16°, la pagina da cui hai scaricato questo episodio, trovi anche un breve estratto in video di questa mia introduzione, e trovi anche altri video girati durante il raduno, di cui fra pochissimo parleremo anche di questi. Così, insomma, bando alle ciance, ecco come è iniziato col mio intervento il primo raduno di tempo di cambiare. Ma questo com'è? Prova. C'è un microfono! Santonella, benvenuta. Ciao, ciao a tutti. Ciao a tutti, benvenuti tutti. Una stretta di mano individuale a tutti voi. Grazie per essere venuti. Veramente non so da dove iniziare a dire grazie. Sicuramente grazie a Martino, Betty, Leonarda, per aver messo in piedi tutto questo. Grazie a chi ha contribuito all'idea ispiratrice di incontrarci tutti quanti fisicamente, guardarci negli occhi e decidere come procedere a partire da questo percorso di ricerca che abbiamo fatto insieme durante questi 3 mesi e mezzo. Grazie a tutti, e quindi naturalmente soprattutto grazie a ciascuno di voi, perché che cos'è? 2, 3, 4 agosto è tempo in cui la gente solitamente si vuole svagare, pensare alle vacanze, pensare a divertirsi, rilassarsi, no? Invece ciascuno di voi ha deciso di dedicare 2 o 3 giorni per partecipare e dare il proprio contributo per un mondo migliore. Quindi veramente grazie a ciascuno di voi. Io ho proprio i brividi a pensare quanti talenti, quanta intelligenza, quanta ricchezza, quanta
quante cose ciascuno di noi, ciascuno di voi c'ha dentro da poter condividere con gli altri, chissà quanta conoscenza, quanta saggezza, quanta esperienza di vita, quante cose utili da poter condividere con gli altri. Un buon esercizio per iniziare è ricordare sempre questo che ho appena detto, cioè che ciascuno di noi si è lasciato alle spalle 3-4 giorni di magari cose più leggere, cose più gradevoli, cose più divertenti, per stare qui, partecipare, perché abbiamo un'aspirazione in comune, e questa aspirazione è molto bella ed è molto nobile, di partecipare e dare il nostro contributo per un mondo migliore. E quindi ricordiamocelo sempre quando interagiamo con gli altri. Questo è un buon esercizio per creare questo, per trasformare questa atmosfera, questo ambiente che ci accoglie in un luogo puro, in un luogo bello, in un luogo perfetto. E come si fa questo? Si fa questo quando guardiamo l'altra persona, che magari è un estraneo, uno sconosciuto, che non abbiamo mai conosciuto fino ad ora, e magari ci sediamo a mangiare insieme o ci troviamo nelle pause a chiacchierare insieme. C'è sempre questa parte di noi che giudica l'altra persona, che la guarda un po' così pensando com'è, come non è questa persona, è simpatico, è antipatico, mi è indifferente, ma è un po' strano, perché poi gli uni con gli altri sembriamo sempre strani agli altri, no? E invece abbandonare questo pensiero di separazione rispetto agli altri è proprio interiormente apprezzare la bellezza della persona che abbiamo vicino. Ciascuna persona, per quanto possa sembrare che manifestare dei difetti, come noi tutti esseri umani li manifestiamo, ciascuna persona, per quanto possa sembrare manifestare dei difetti, è venuta qui con un'aspirazione alla bontà e alla virtù, al miglioramento proprio altrui. Quindi da inchinarci proprio interiormente, profondamente, a tutte le altre persone che ci sono vicine. E quindi vedere il meglio negli altri che ci sono vicini, e che questo ci aiuta a vedere il meglio in noi stessi, ci aiuta proprio a elevare le energie, ci aiuta a elevare l'atmosfera, ci aiuta a elevare la vibrazione di questo posto, vederci come tanti dei e tante dee, vederci come tanti Buddha maschili e femminili, come essere illuminati, vedere le migliori qualità di ciascuno di noi, non i difetti, perché i difetti si fa subito presto a vederli, no? Perché ne abbiamo tanti in quanto esseri umani normali. La prima cosa che succede quando uno si pone, o il primo, chiamiamolo così, la prima fase, il primo passo, quando uno si pone il problema del miglioramento, soprattutto di migliorare il mondo che ci circonda, è che uno inizia a vedere tutte le cose che non vanno. Inizia a vedere tutte le cose brutte che prima non se ne accorgeva, alza il naso al cielo e vede tutte queste scie chimiche, oppure vede tutti, non so, le cospirazioni, le sostanze inquinanti nei cibi, il conflitto di interessi della medicina ufficiale, e l'elite sovranazionale che si mette d'accordo per impoverire la gente, tutte le cose che non vanno, no? E questo è un primo passo inevitabile, questo è un primo passo inevitabile. Per fortuna, purtroppo, questo è un passo assolutamente inevitabile. Alla fine quello che distingue un ricercatore, non so come dire, quelle che chiamavo la minoranza consapevole, che siamo noi, quello che distingue dalla maggioranza conformista, non so come la vogliamo chiamare, dalla persona ordinaria che non vuole sapere nulla di nulla, secondo cui tutte le cose vanno a gonfie vele, ed è chiaro che i governanti si prenderanno presto cura dell'economia e usciremo da questa crisi e tutto quanto ricomincerà come se niente fosse, perché tutto va per cicli normali e allegria e tarallucci e vino, no? La maggior parte pensa questo. Allora, quando uno invece non vuole indagare più a fondo, inizia a vedere tutte le cose che non vanno. E ripeto, questo è un passaggio fondamentale. È questo che ci distingue dalla persona ordinaria. E però al tempo stesso bisogna andare oltre questo. Come diceva quella storiella Zen, diceva all'inizio che proprio non sapevo niente, non conoscevo lo Zen, per me il mondo era normale, le montagne erano montagne, i laghi erano laghi, facevo tutte le cose normalmente che dovevo fare. Quando ho iniziato a praticare lo Zen, improvvisamente mi sono accorto che le montagne non erano più montagne e i laghi non erano più laghi e così via. Poi, alla fine, quando ho realizzato lo Zen, allora c'è il ritorno allo stato naturale, per cui le montagne sono di nuovo ridiventate montagne e i laghi sono di nuovo ridiventate montagne, laghi, laghi, ma con uno spirito nuovo da parte mia.
Allo stesso modo, se noi ci fermiamo nel che è un passaggio fondamentale, nel vedere i difetti e nell'essere acutamente consapevoli dei difetti, questo incide delle ferite molto profonde nella nostra mente, nella nostra coscienza, nel nostro spirito. Ci educhiamo la nostra mente, abituiamo la nostra mente a vedere le cose che non vanno. Iniziamo a vedere dappertutto le cose che non vanno, iniziamo a vedere i difetti delle persone, delle cose, delle situazioni. Questo crea un danno grave nella nostra mente. Come si può dire che si trasforma in quell'amarezza che noi persone, non so, invecchiamo e diventiamo sempre più disgustate dal mondo, disgustate dalla vita, dalle cose che non vanno, ai problemi quotidiani. E più ne cerchiamo le notizie negative sui telegiornali, le notizie negative della cronaca nera, e così si crea questo mito, no? Che il mondo va sempre più a scatafascio, il mondo è sempre peggio, tutto è sempre più brutto e così via. E in realtà è la nostra vita che sta diventando sempre più brutta, perché noi ci stiamo abituando sempre più a concentrarci sulle cose che non vanno. Quindi è assolutamente essenziale che noi lo superiamo questa prima fase. E questo ci può solo aiutare un cammino di natura spirituale, o meglio, mettere insieme queste due, la consapevolezza di quello che sta succedendo nel mondo intorno a noi e contemporaneamente un cammino che chiamiamo spirituale, o lo chiamiamo di miglioramento personale, lo chiamate come volete. Queste due cose devono andare di pari passo. Alla fine il modo in cui possiamo incidere nel mondo migliorando è non essendo noi travolti, sovraffatti dalla bruttura, della cosiddetta bruttura del mondo. È l'unico modo, come si può dare aiuto? Come può uno, che ne so, aiutare uno che sta affogando se non sa neanche nuotare, no? Quindi prima noi tenerci a galla con positività, con ottimismo. Siamo qui anche per questo, io credo fortemente in questo. Insieme, queste 250 persone, possiamo creare un'atmosfera diversa, a cominciare da adesso fra di noi, questi 3 giorni, un'atmosfera lieve, un'atmosfera gioiosa, un'atmosfera positiva, no? Che è diversa dal cospirazionismo, dal vedere le cose che non vanno bene. Ha senso questo? Ha senso quello che sto dicendo? E quindi il primo passo è vedere le cose che non vanno. Il secondo passo poi è, a un certo punto dobbiamo accorgerci che quello che noi vediamo fuori non è altro che lo specchio di quello che abbiamo dentro. Questa è la cosa più dura e più difficile da fare. Questa è che noi diciamo sì, questo l'ho capito bene, l'ho letto su tutti i libri, e tutti i saggi lo dicono, che il mondo non è altro che un'immagine riflessa allo specchio di quella che è la mia mente. L'abbiamo già capito. Però capito? Oppure capito che lo sperimentiamo col midollo delle ossa? Sono due cose ben diverse. Capirlo è facile, viverlo è più difficile. Sei disposto, perché è la cosa più dura e più difficile che esiste, sei disposto a guardare il mondo esterno, comprese le scie chimiche, comprese tutte le cose più brutte che succedono, e dire: questa è l'immagine riflessa allo specchio di quello che io sono, di quello che io mi sono meritato, di quello che io ho creato, di quello che ho realizzato fino ad oggi? O sei di quel tipo di persone che dice: loro sono i cattivi, noi siamo i buoni, dobbiamo coalizzarci, rimboccarci le maniche e cacciarli via a calci nel sedere? Perché questa soluzione non funziona, non ha neanche nessuna chance storica di funzionare, non ha mai funzionato. Quindi prima vedere che individualmente e collettivamente abbiamo creato esattamente questo mondo, non leggermente diverso, che poi i cattivi ce ne sono approfittati. Questo è esattamente quello che abbiamo creato noi. Noi, non la maggioranza conformista, che noi invece siamo le vittime. No, anche noi, tutti noi, abbiamo creato questo. È un po' l'esempio, no? È inutile aspirare a migliorare il mondo se prima non aiutiamo la vecchina che sta salendo sul treno. Anche in questo viaggio siamo saliti su in treno. Per fortuna non abbiamo assistito a scene dell'orrore questa volta. Però è quello, no? Comincia da noi.
comincia dal buon esempio, comincia dall'essere noi stessi di buon esempio per gli altri. A volte noi compensiamo, pensiamo di aderire a un movimento, di aderire a un partito politico, di aderire a qualcosa di progressivo, progressista, di migliore, no? E che questo sia questo sia un sostitutivo della nostra inadeguatezza. Prima eravamo persone inadeguate, piene di limiti, piene di difetti. Adesso però, grazie a questo grande ideale a cui io sto aderendo, divento una persona più nobile, mi riscatto, posso dare il mio contributo e così via. Compensiamo questo senso di incompletezza, di inadeguatezza interiore, magari aderendo a un ideale o unendoci con altre persone. Invece questa compensazione non esiste, cioè alla fine ti devi sempre guardare in faccia allo specchio. Lo puoi rimandare, ma alla fine ti devi sempre guardare in faccia allo specchio. Male che vada, tardi, per quanto tu lo voglia rimandare, alla fine il giorno che lasceremo questa vita, il giorno che lasceremo questo corpo, i grandi saggi dicono che tutto ci diventerà chiaro, vedremo tutta la nostra vita come è andata, come l'abbiamo vissuta, su quali principi l'abbiamo basata, su come ci siamo comportati effettivamente, e a quel punto saremo ancora una volta davanti allo specchio e dovremo darci un voto. Quindi è adesso che dobbiamo cominciare, non rimandare. Quindi il mondo migliore, contributo per un mondo migliore, significa persona migliore, individuo migliore, non solo nelle cose che io credo che, sono convinto che la democrazia così, l'agricoltura biologica colà, tutti gli ideali, che, non solo in termini di quello che crediamo, ma in termini di quello che noi siamo concretamente nella vita di tutti i giorni. Il passo ancora successivo, continuando in questo percorso, è domandarci con umiltà se e in che misura possiamo cambiare questo mondo. Possiamo contribuire a migliorare questo mondo? Se e in che misura possiamo veramente contribuire a migliorare questo mondo? Con umiltà, perché il mondo è pieno di questi movimenti e partiti politici che sono convinti di avere la verità in tasca e poi magari dietro si correggono di nascosto, dietro le quinte, hanno sempre il timore di perdere la faccia e devono sempre mantenere una dottrina, un'ortodossia dall'inizio alla fine, no? Noi stiamo cercando, è importante non prendere mai questo vizio di dover pensare di avere sempre un punto di vista sempre uguale a se stesso, una dottrina a cui poi il resto del mondo si deve adattare. Quindi con umiltà, ma con umiltà anche perché non siamo mica i primi che stiamo cercando di cambiare il mondo. Da che mondo è mondo si cerca di migliorare il mondo? Con risultati alterni, anzi il più delle volte, se non la totalità delle volte, con risultati deludenti rispetto a quello che era l'intento iniziale. Dico bene o dico male? Qual è quella grande rivoluzione positiva che si è conclusa bene? Ma non esiste. Cioè il punto d'arrivo è sempre deludente. E infatti, cosa intendo dire? Con umiltà interrogarci se in che misura si può migliorare il mondo. Rispondevo anche a una domanda di questo genere nell'ultimo episodio del podcast, che non che io so la risposta, è un interrogativo. Molti insegnamenti spirituali sono basati sul riconoscere e sull'accettare la realtà di fatto che questo mondo, questa dimensione, in una certa misura è fatta per essere insoddisfacente, come una stazione di transizione, di passaggio, che poi dopo capiremo meglio il significato, ma per adesso non può essere perfetto. Quanti decine di migliaia di anni di storia abbiamo alle spalle? Quando mai si è verificato un mondo perfetto? No? Quindi è bellissimo avere questo slancio idealistico di migliorare, che significa contribuire a diminuire la sofferenza degli altri, un mondo più giusto, un mondo migliore, o eliminare quelle cose anacronistiche. Com'è possibile che nel 2012 uno debba lavorare 8 ore al giorno per guadagnare uno stipendio di 1.000 euro? Non esiste, siamo oltre questo. Questa è una cosa proprio totalmente cancellata dalla storia, dall'attualità, dal progetto, dal pro-
progresso scientifico, non dovrebbe esistere questa situazione, no? Quindi questo è il contributo della logica, il contributo della buona volontà, il contributo di alleviare le sofferenze degli altri. Però in guardia, quando pensiamo al mondo perfetto, disegnato perfettamente, che funziona perfettamente, in cui la sofferenza è abolita, perché questo probabilmente non è destinato a esistere mai. Sarebbe noioso. Sarebbe noioso. Mimmo, sarebbe noioso. Sarebbe noioso, molti insegnamenti spirituali dicono proprio questo, che se non ci fosse in questa nostra esistenza di esseri umani il giusto mix fra il desiderio e la frustrazione, saremmo come tanti vegetali che non progrediscono né personalmente, né spiritualmente, né interiormente, né esteriormente e così via. Quindi ben venga questo mix, che nel nostro caso è bello duro da una parte da sopportare, ma anche se paragoniamo la nostra situazione con la situazione di tanti luoghi ben più sfortunati del nostro, queste meravigliose poltrone rosse di velluto, questa meravigliosa aria condizionata, in quante parti del mondo non esiste ancora neanche il rubinetto, non esiste l'acqua corrente, non esiste l'energia elettrica, no? Quindi sempre siamo una minoranza di fortunati, e quindi apprezzare la gratitudine quello che abbiamo, no? E quindi dicevo, il passo successivo è quello di renderci conto, di domandarci come possiamo, senza diventare arroganti, come possiamo dare il nostro contributo a migliorare il mondo, a eliminare le cose che sono diventate completamente anacronistiche, no? Però mantenere un basso profilo, mantenere un profilo di umiltà, non di avere la verità in tasca, perché poi la verità cambia, la realtà cambia così rapidamente, che come facciamo a dire questo è così e così via? E questo non avere la dottrina rigida è compensato dal buon cuore. Quando tu hai un buon cuore, un buon intento, la sincera volontà di dare il tuo contributo per migliorare, questo compensa, e gli altri lo sentono, e la gente lo sente. Io penso che questo è un po' arrivato anche del podcast, perché tante cose ho detto delle sciocchezze, tante cose ho detto inesatte, tante cose poi mi correggevo la puntata dopo, tante cose, non è che sia chissà quale capolavoro di ricerca di queste qui 16 puntate che ho fatto, no? Penso che quello che è arrivato è la buona volontà, no? La buona fede, la buona intenzione, ed è questo che ci deve tenere insieme, ci deve animare. Non è importanza se sbagliamo e poi ci correggiamo, è più importante che il nostro intento è pulito, il nostro intento è puro, vogliamo veramente dare un contributo al miglioramento per noi stessi e per la felicità di tutti gli altri. Così, eccoci alle risorse consigliate per questa settimana, che sono tutti video, 5 video per l'esattezza, di cui i primi 4 sono dedicati interamente al raduno di Abano Terme, il primo è un estratto, una sorta di sintesi del mio intervento introduttivo di cui ti ho appena fatto ascoltare un pezzetto audio. Poi cos'altro? Abbiamo un mini documentario reportage, che è probabilmente il più efficace per farti assaporare l'atmosfera di quei giorni ad Abano Terme, come se tu ci fossi stato. Il terzo video è una serie di interventi brevi. Questi interventi brevi erano fatti del tutto a titolo personale, in maniera spontanea, duravano circa 5 minuti l'uno, e ne sono stati fatti parecchi durante la giornata del sabato, cioè la giornata di mezzo, e questo è un estratto di questi interventi brevi. Vedrai quanti talenti, quanti contributi ci sono stati in questo raduno. E il quarto, sempre di Abano Terme e del raduno, è un video che ti posso soltanto dire guardatelo, punto e basta. È il video di uno di noi Time Changers. È un video fatto da Eugenio, o meglio, abbiamo intervistato durante la giornata del raduno Eugenio ha vissuto un'esperienza di coma, e durante quelle giornate, quelle settimane del coma, non è che era inconscio e non si ricorda niente, bensì non solo si ricorda tutto, ma in quelle settimane, in quelle giornate, ha vissuto letteralmente una dimensione parallela di cui ricorda e ci racconta tantissimi particolari e tantissimi dettagli veramente molto interessanti. Questo per dire come una delle tante storie veramente interessantissime che abbiamo avuto fra i partecipanti del raduno.
Il quinto e ultimo video è il cosiddetto promo video o video promozionale della Keshe Foundation, in cui dà una specie di introduzione in forma visiva a quelli che sono tutti i campi cui si applicano le scoperte e le invenzioni dell'ingegner Keshe. Questi sono i video che ti invito a guardare. Se hai scaricato questo episodio da iTunes, trovi naturalmente questi video su www.tempodicambiare.it. Nella prossima sezione abbiamo l'angolo degli ascoltatori, fra 15 secondi. Così, eccoci adesso all'angolo degli ascoltatori. Questo è l'angolo delle domande, delle riflessioni, dei commenti, dei feedback sui vari episodi di questo podcast, sui vari argomenti di cui trattiamo. Ah, è importantissimo non dimenticare, questa anzi è una delle grandi novità di questa pausa estiva, il forum. Il forum in Tempo di Cambiare è esploso, non è decollato, è esploso durante questa pausa estiva, è affollatissimo. www.tempodicambiare.it/forum è veramente l'affollatissimo luogo di ritrovo virtuale di tutti gli ascoltatori e gli amici di Tempo di Cambiare, di tutti i time changers. Ti perderesti una parte importante del valore di questo podcast se ti limitassi ad ascoltare i miei monologhi anziché visitare il forum tempodicambiare.it/forum. Ti raccomando di farlo se sei interessato ad approfondire queste tematiche. Veniamo a un po' di domande. Ce ne sono un paio oggi. La prima domanda che ho ricevuto è da parte di Maximilian. Maximilian, a cui vanno naturalmente i miei doppi saluti perché ci siamo ben conosciuti di persona ad Abano Terme e immagino che ormai questo accadrà sempre più spesso che ci si conosca di persona, e quindi un po' il senso di comunità e il senso di famiglie va sempre più crescendo. Quindi Maximilian mi scrive: "Ciao Italo, come stai?" Maximilian, fra l'altro, è un pilastro della nostra comunità, ha aiutato con il forum, ha aiutato con il sistema della moneta alternativa di cui parleremo presto, ha aiutato con le isole del risveglio. Tutto quello che facciamo c'è Maximilian in prima fila ad aiutare e per questo lo ringrazio a nome di tutta la comunità di Tempo di Cambiare. Quindi Maximilian mi scrive: "Ti scrivo per parlarti del progetto Isole del Risveglio." Le isole del risveglio, ricordo, sono le comunità locali, su base locale, in cui ci si incontra per fare qualcosa. Forse avete visto il sito web che ho creato, www.isoledelrisveglio.it. Lo scopo iniziale del progetto era quello di supportare i gruppi e le isole del risveglio che si sono create ad Abano Terme. L'idea è questa: ogni individuo sovrano, attraverso il sito web, può segnalare la propria posizione geografica, contattare ed essere contattato da altri individui sovrani. Più individui possono riunirsi in un'isola del risveglio e più isole in un arcipelago. Il sito web favorisce lo scambio di informazioni e la segnalazione di eventi attraverso il sistema di messaggistica e il calendario eventi. Presto ci sarà anche la possibilità di inviare SMS dal sito web per contattare le persone che non leggono spesso la posta elettronica. Lo scopo rimane comunque quello di favorire gli incontri fisici, perché per gli incontri virtuali ci sono già altre piattaforme, fra cui il forum di Tempo di Cambiare. Attualmente ci sono quasi 200 iscritti. La piattaforma in sé funziona, ma le persone sono un po' disorientate. Non hanno ben chiaro cosa sia un individuo sovrano e cosa fare una volta che si sono incontrate o hanno formato un'isola o un arcipelago. Ho tentato di spiegare brevemente la cosa sul sito web, comunicando la mia visione delle cose. Sento però che è necessario fare un lavoro migliore, portare maggiore chiarezza e forse dare una direzione più concreta al progetto. Nei prossimi giorni proverò a contattare i vari gruppi di lavoro costituiti ad Abano, in particolare quelli dell'attivismo, della sovranità e dei valori, per chiedere il loro aiuto. Che ne pensi? In che direzione sarebbe meglio andare secondo te? Ci terrei ad avere un consiglio anche da parte tua. Ti ringrazio, un abbraccio. Maximilian, sono io a ringraziare te e a ricambiare i tuoi saluti e il tuo abbraccio. Grazie per il tuo bellissimo messaggio che anche mostra il livello a cui si è spostata la discussione dopo il raduno di Abano Terme. È come se abbiamo raggiunto un nuovo livello, dalla teoria alla prassi, o almeno ci stiamo avvicinando in quella direzione. Faccio notare che tu qualche giorno dopo mi hai scritto un secondo messaggio che in un certo senso risponde da solo alla tua stessa domanda, però provo comunque ad accennare una risposta alla tua domanda. Quella che tu fai è esattamente la domanda cruciale,
Cioè, è quello che noi dobbiamo risolvere, il nodo che noi dobbiamo risolvere. Cosa caratterizza esattamente un individuo sovrano? In che momento un individuo esattamente diventa sovrano? Quali azioni sono richieste per diventare un individuo sovrano? E dopo che lo sei diventato, qualunque cosa questo significhi, quali saranno le conseguenze concrete nella tua vita? Incluse le potenziali incongruenze, le potenziali contraddizioni a cui potresti andare incontro. Cioè, se tu ti rompi una gamba, che fai? Non vai all'ospedale come tutti gli altri? Oppure per non usufruire dell'ospedale pubblico, perché non ti riconosci nel sistema pubblico e così via, vai in un ospedale privato? E come ci vai? Ci vai con i tuoi soldi personali, ammesso che ce li hai? Oppure ci vai aiutato dalla comunità? Queste sono tutte cose completamente da chiarire. Cioè, è facile parlare di sovranità individuale negli Stati Uniti, che sono veramente una corporation e basta, dove tu non hai diritto a niente, se ti rompi la gamba veramente ti devi pagare l'ospedale con i tuoi soldi. La cosa diventa sicuramente più delicata in Italia, dove abbiamo una serie di sistemi di assistenza sociale impressionante rispetto a quelli dei paesi anglosassoni. Io personalmente non parlo mai a favore di questi sistemi di assistenza sociale, perché penso che siano l'altra faccia della medaglia della servitù. Penso che l'autonomia e l'iniziativa personale debbano sempre venire al primo posto. Sempre. Io racconto spesso che quando ho scoperto di non tollerare il glutine, cioè di essere celiaco tendenzialmente, sono rabbrividito non per il fatto che ho scoperto di essere celiaco, ma sono rabbrividito quando mi hanno detto che avevo diritto a un sussidio mensile da parte dello Stato, per il quale mi sono rifiutato categoricamente e con disprezzo, benché ne avessi diritto. Io preferisco mangiare il riso anziché mangiare la pasta. Qual è il problema? Anziché mangiare il pane, anziché mangiare la pasta, ti mangi il riso, che fra l'altro è più salutare, garantisce una migliore salute e una lunga vita. E preferisco pagare legalmente il meno tasse possibile piuttosto che chiedere tutto per i miei bisogni allo Stato, trattino mamma, trattino protettore, eccetera, eccetera, che è l'altra faccia della servitù. E penso e sono convinto che il mondo sarebbe migliore se tutti facessero così. Questa è la mia convinzione. E sono convinto che i privati possono fare qualsiasi cosa meglio dei governi. Non c'è niente che i privati non possano fare meglio dei governi. Anche assistere i deboli, anche dare da mangiare ai poveri, anche curare gli ammalati. Non c'è niente che i privati non possano fare meglio, più efficacemente, con più premura, con più buon cuore, con più competenza rispetto ai governi. Però questo è il mio pensiero. Gli altri cosa pensano? Sono tutti gli individui sovrani pronti a pensarla in questo stesso modo? Perché, attenzione, i due messaggi che ci provengono dal mondo anglosassone, cioè di quelli che hanno portato avanti, stanno portando avanti questa idea dell'individuo sovrano, questi due messaggi sono proprio chiarissimi e si applicano anche all'Italia, però devi essere disposto a fare queste due cose. Numero uno, bisogna essere nullatenenti. Nulla deve essere intestato al tuo nome e da qui non si sfugge. Numero due, bisogna essere autonomi, individui autonomi, non appoggiati su nessuna forma di assistenza pubblica. È solo in questo modo che puoi essere e sei di fatto veramente sovrano e veramente inattaccabile, fin tanto che ovviamente non commetti illeciti di natura penale, cioè aggredire altre persone oppure aggredire la proprietà di altre persone, che sono comunque cose che noi non vogliamo fare in qualsiasi caso. Se sei nullatenente e sei autonomo e non ti appoggi all'assistenza pubblica, qualsiasi cosa è veramente realizzabile in termini di creare il nuovo, che è quello di cui stiamo parlando in questo podcast. Per esempio, la butto lì, obiezione fiscale diventa improvvisamente possibile. Figurarsi poi se si è in tanti a farlo, ancora meglio, nella misura in cui sei nullatenente e non ti appoggi allo Stato, non c'è nulla che possano fare per in caso di obiezione fiscale. Ora, questo è il primo punto cruciale. Cos'è un individuo sovrano e quali sono tutte le conseguenze del diventarlo e poi dopo dell'esserlo? Il secondo punto è
che tu sollevi giustamente, Maximilian, questi sono veramente i punti cruciali. Cosa facciamo nelle isole una volta che ci incontriamo fra individui sovrani? Ora, anche questo è difficile da trattarlo a sé stante, va trattato contemporaneamente ad altre questioni, soprattutto la questione della moneta alternativa, e ne ho parlato in uno dei precedenti episodi del podcast, quando dicevo è l'energia degli esseri umani che si uniscono per fare qualcosa di buono per la società, per il mondo e per gli altri esseri viventi e per il pianeta, e così creano denaro, creano risorse per poter fare quelle cose. Spero che ti ricordi quell'episodio, perché era molto importante quel concetto. Il problema della moneta attuale, del denaro così come è oggi, numero uno, che nasce con un debito. Appena nasce vuol dire che qualcuno si è indebitato, appena viene creato il denaro vuol dire che qualcuno è indebitato dall'altra parte. Il secondo problema è che crea interessi che non possono essere pagati, perché il denaro corrispondente a quegli interessi non esiste, e quindi diventa un gioco degli uni contro gli altri. Il terzo problema di questa moneta, e forse il più grave di tutti, che esiste un deterrente a fare qualcosa di buono per gli altri, a fare qualcosa di buono per il pianeta. Cioè, a me, trascurare il mio lavoro per una settimana e dare da mangiare ai poveri non mi conviene. Anzi, mi costerebbe soldi. Andare a ripulire il mondo dall'inquinamento, i fiumi, i laghi, le campagne, non mi conviene, perché smetto di guadagnare il mio lavoro, non solo, ma devo anche rimetterci soldi per farlo. Così come è organizzato il sistema monetario, è un deterrente a fare qualcosa di buono per gli altri esseri viventi e per il pianeta. La soluzione consiste in una moneta alternativa in cui le risorse monetarie vengano create nel momento in cui diverse persone, anche a livello locale, a livello di isole, si uniscono per fare qualcosa di buono, di virtuoso per il beneficio degli altri. Costruire strade, costruire ponti, dare da mangiare ai poveri, curare gli ammalati, eccetera, eccetera, eccetera. Ora, di questo modello alternativo di moneta si sta occupando il gruppo sulla moneta alternativa, di cui io sto seguendo i lavori molto da vicino, di cui sentiremo parlare molto presto in questo podcast, perché intervisterò anche loro. Però attenzione, i discorsi sono tutti interdipendenti, cioè a sua volta il gruppo sulla moneta ha gli stessi problemi che abbiamo come gruppo di sovranità individuale. Perché? Si arriva sempre a un certo punto oltre il quale non si può andare. Perché la moneta alternativa è di fatto illegale. Quindi si arriva a un limite che non può essere superato. Allora, in che modo possiamo, da individui sovrani e da comunità sovrane, rispondere che a noi non ci interessa niente che se secondo voi è illegale, noi lo usiamo ugualmente perché lo riteniamo giusto? I discorsi sono strettamente collegati, sono lo stesso discorso, e anzi lo stesso vale per tutti gli altri discorsi che portiamo avanti in tempo di cambiare. L'energia libera, per esempio, come possiamo testare sul campo queste fonti energetiche che esistono senza che ci dicano che stiamo andando contro legge a produrre energia per i fatti nostri? Questi sono tutti i punti cruciali, e tu li hai toccati in pieno, Maximilian, e di questo ti ringrazio. Benché non esista una risposta istantanea a questi problemi, è esattamente questa la risposta che noi stiamo cercando, ed sono queste le risposte che noi troveremo molto presto, e le troveremo presto perché abbiamo capito e stiamo andando nella giusta direzione, e abbiamo capito la cosa più importante di tutte, che il punto cruciale non è protestare contro il vecchio, non è andare a fare le dimostrazioni di fronte a Monte Citorio, non è di chiedere di essere ascoltati, non è fare lo sciopero della fame, eccetera, eccetera. Il punto cruciale è realizzare il nuovo partendo dal piccolo, senza aspettare che crolli il vecchio e senza chiedere il permesso a nessuno. Perché se una cosa è logica, se una cosa è di beneficio per gli altri esseri viventi, davanti alla nostra coscienza e davanti a Dio, non abbiamo bisogno di chiedere il permesso, perché chiedere il permesso sarebbe una dimostrazione di incompetenza, sarebbe una dimostrazione di sudditanza, sarebbe una dimostrazione di non sapere cosa è giusto e cosa è sbagliato. Il problema ce l'hanno loro, i governanti. Loro non sanno cosa è giusto e cosa è sbagliato, perché hanno perso completamente la direttura morale, ammesso che ce l'hanno mai avuta. E per questo stanno riducendo il mondo in questa maniera, come è sotto i nostri occhi. Questo è sempre stato il mio punto di vista, e questo è il punto di vista di cui, che io porto avanti in questo podcast. E vedo che è abbracciato abbastanza entusiasticamente dagli ascoltatori che ci seguono, quindi io continuo a portarlo avanti. Però, aspetta, come avevo promesso, leggo la seconda lettera di Maximilian arrivata qualche giorno dopo, in cui in un certo senso
che è bellissima sta lettera, in cui in un certo senso Maximilian si risponde da solo. Caro Italo, ieri sera ci siamo incontrati con alcuni dei gruppi Isole del Risveglio Emilia Romagna, che si era formato ad Abano, fra i presenti Martino, Leonardo, Gabriele, altri di sto bene con tutti. Abbiamo discusso a lungo sul senso e la direzione del progetto Isole del Risveglio e sono emersi tanti spunti interessanti. Un punto importante sul quale concordiamo è l'importanza di incontrarci, avvicinarci, sentirci uniti. La percezione che abbiamo è che se ci avviciniamo, non solo fisicamente, ma anche nel cuore, nel sentire e nel realizzare dentro di noi il mondo che vorremmo, se creiamo un linguaggio comune, una base comune di valori, se insomma cominciamo a vibrare alla stessa frequenza, allora il cambiamento avverrà da sé e si rifletterà nel mondo. Si sta rafforzando la percezione che il mondo esteriore sia una manifestazione di quello interiore. Lavorare per cambiare il mondo esteriore richiederà uno sforzo enorme e destinato al fallimento, finché mancherà quella che nella fisica viene chiamata coerenza di fase, o entanglement, o risonanza armonica. Sono concetti diversi, ma rendono l'idea. Per questo nel mondo esteriore è stato finora necessario un leader per aumentare la coerenza del gruppo e far avvenire il cambiamento esteriore, spesso in maniera forzata, con grande dispendio di energia e risultati non sempre positivi. E se invece il gruppo cominciasse a risuonare armonicamente, se questa vibrazione si espandesse e armonizzasse le persone intorno sempre di più in maniera spontanea e senza sforzo, probabilmente il mondo esteriore risuonerebbe armoniosamente e il cambiamento avverrebbe da sé senza sforzo. Per questo motivo abbiamo pensato che le Isole del Risveglio potrebbero favorire questa armonizzazione. Per prima cosa favorire l'incontro e l'unione di persone che già vibrano a una frequenza affine. In secondo luogo favorire la coerenza del gruppo, aumentando l'affinità della vibrazione, ad esempio sostenendo iniziative e attività affini al gruppo che si è riunito, aumentando l'affiatamento, eccetera, eccetera. Martino e il suo gruppo sono dei veri esperti in questo. Successivamente facilitare lo scambio, il confronto e quindi l'armonizzazione fra gruppi con vibrazioni diverse ma affini, per estendere l'armonia. Ad esempio, mi riconosco come una corda che vibra una certa frequenza. Primo passo, il risveglio dell'individuo sovrano. Mi unisco ad altre corde e formo una chitarra. Secondo passo, formo un'isola. Perché la chitarra possa suonare la sua melodia, la mia vibrazione si deve accordare il più possibile a quella delle altre corde. Terzo passo, creare attività di gruppo e aumentare l'affiatamento, la sintonia, migliorando al contempo la mia vibrazione personale. Ora la chitarra si unisce ad altri strumenti, pianoforte, violino, e si comincia a suonare assieme, unione dei diversi gruppi in attività di più ampio respiro. Questa è un po' l'idea che è venuta fuori ieri sera. Ho contattato vari gruppi di lavoro nati ad Abano e dopo il tuo podcast di giovedì cominceremo a confrontarci. L'obiettivo potrebbe essere quello di sostenere e facilitare l'incontro, l'unione e l'armonizzazione delle persone e dei gruppi, nel rispetto delle individualità, dei talenti, delle aspirazioni e delle differenze che ci contraddistinguono come corde e strumenti di una grande orchestra. E chi vuole può anche fare il solista. Caro Italo, grazie per l'ispirazione e la luce che stai contribuendo a portare al mondo. Grazie a te, Maximilian. Veramente doppie grazie per questa... E io l'ho voluta leggere tutta, l'ho voluta leggere proprio per dare energia a questa... a questa vostra visione, così che anche altri ascoltatori la assorbano, si sentono ispirati a mettere in pratica, contattarsi anche di persona, iniziando dal forum tempodicambiare.it/forum, incontrare anime simili alle nostre e poi attraverso le Isole del Risveglio su base locale iniziare a incontrarci e a risuonare, a, come si dice, armonizzare, sincronizzare le nostre vibrazioni. Che dire, hai detto tu meglio di me, Maximilian, io mi sentirei imbarazzato ad aggiungere qualsiasi cosa. Questa è la direzione verso cui dobbiamo andare, questo è anche, e mi fa piacere di vedere che questo è veramente il livello a cui si è spostata la discussione dopo Abano Terme, che è stato fondamentale, e non a caso è stato fondamentale anche e soprattutto il fatto di incontrarsi di persona, ed è questa la direzione, incontrarsi di persona. Quindi chiunque è interessato, per favore, sa
quali sono i passi successivi. Sono tutti indicati nel forum tempodicambiare.it/forum per poter via via creare questo coordinamento, e nel frattempo continueremo ad affrontare e risolvere anche le altre questioni di cui parlavo poco fa. Ma come diceva Maximilian, a un certo punto inizieranno a risolversi spontaneamente e senza sforzo. La seconda e ultima domanda per oggi è di Melè. Anche a Melè vanno i miei doppi saluti, perché ci siamo conosciuti di persona da Bono Terme. Ciao Melè. E la domanda è, anzi una riproposizione di una vecchia domanda che mi era arrivata via email. E la domanda è questa: caro Italo, ho avuto la fortuna di scoprirti, non ricordo più nemmeno come, sin dal primo episodio, e da allora, questa lettera se l'ha scritta prima di Abano Terme, ma a quanto pare mi era sfuggita, nel senso che probabilmente non avevo risposto, non ne sono certo, ed era stata poi inoltrata dopo Abano Terme. Ho avuto la fortuna di scoprirti sin dal primo episodio, e da allora ti ascolto e riascolto con interesse e con piacere. Ti ho già ringraziato qua e là nel blog, ma desidero ripeterlo anche in questa mail. Il tuo lavoro di ricerca non soltanto ha confermato le mie più profonde convinzioni di questi ultimi anni e in fondo di tutta una vita, ma grazie alla tua conoscenza dell'inglese e alla generosità con cui hai condiviso i tuoi risultati, mi ha permesso anche di intravedere una possibilità di uscita pratica e dignitosa da un tunnel di emarginazione in cui mi sento smarrita da sempre. A vedere il Vaticano per quello che è, ero arrivata molto presto già da ragazzina. Più di recente avevo anche compreso le vere origini del cattolicesimo, ma l'illuminante collegamento con l'impero romano è stato per me l'anello mancante. E questa è davvero la tua qualità preziosa, sintetizzare e collegare i pezzi in un unico puzzle. Di nuovo grazie. Vorrei tuttavia aggiungere un'ulteriore considerazione, che nasce dal fatto che sono una donna e sono stata, quando esserlo aveva un senso storico e davvero rivoluzionario, anche femminista, considerazione sulla quale mi piacerebbe sentire un tuo parere di uomo e di serio ricercatore quale sei. Prima ancora di mettere a fuoco i dettagli da te illustrati, ho sempre notato che le istituzioni che si fanno beffe di noi da millenni sono interamente ideate e gestite da uomini e sono, oltre che vessatorie in generale, anche di stampo maschilista. Questo mi ricollega alla tua osservazione sul fatto che il loro potere è fondamentalmente basato sulla violenza. Ho sempre trovato difficile comprendere le donne che vivevano e vivono una vita da vittime complici di qualche marito, padre, padrone, come nel tuo esempio della donna picchiata in casa, perché per mia fortuna ho tutta un'altra storia. Ma se scavo a fondo dentro il mio essere femmina di specie umana, vedo la paura e il terrore per la nostra generale inferiorità di struttura fisica. Quindi quello che si può dire dell'oligarchia che finora ha governato il resto dell'umanità, si può dire anche di qualunque struttura maschile, dalla famiglia alla chiesa, che governa il genere femminile: o ti adegui e diventi mio servitore, mia schiava, oppure io ti schiaccio fisicamente. Dispiace dirlo, ma alle radici di tutto pare proprio esserci la forza bruta. Forse le sovrastrutture psicologiche e legali sono successive. Volevo soltanto condividere uno spunto di riflessione che mi è sembrato mancare nei tuoi peraltro ricchissimi podcast, e che forse mancava proprio perché tu, in quanto uomo, non ti sei rispettosamente permesso di interpretare un sentire così femminile. Oltre a questo ho una domanda più concreta: hai qualche suggerimento su come intervenire quando c'è un attacco contro il territorio? Nella bellissima zona toscana in cui vivo vogliono impiantare una centrale geotermica. Forse questo potrebbe essere un argomento durante il raduno. Grazie ancora Italo, ti abbraccio, Melè. Melè, ricambio i saluti, ricambio gli abbracci, e ancora grazie per aver scritto questa bella domanda. Giustamente tu dici: ne ho parlato poco di questo aspetto. Ne parlo poco perché, in quanto uomo, la mia competenza è limitata e sono frenato e sono imbarazzato a parlarne, però ne ho parlato, e come? Ne ho parlato direttamente e indirettamente, e questo è il caso di ribadirlo, è il caso di sottolinearlo, nell'episodio 7, ad esempio, e questo lo sottolineo adesso perché forse non l'ho fatto sufficientemente allora, a quel tempo, sottolineo quanto sono importanti per me le parole di Marco Fardini in quell'episodio, nella sua intervista in cui si parlava della fine del calendario Maya e di com'è questo cambiamento che stiamo vivendo in questo periodo di cambiamento. E
Quelle parole, per me entusiasmanti, che sottoscrivo e condivido pienamente, parole bellissime con cui Marco descriveva il cambiamento, principalmente così, principalmente in questi termini, cioè dopo 5.000 anni di prevalenza e di dominio dell'energia maschile, nel giugno 2012 è iniziato un processo inarrestabile di riequilibrio di queste due energie, maschile e femminile. Quindi abbiamo avuto 5.000 anni di guerre, di imperi, di espansioni, di conquista, di schiavitù. Per quanti millenni la schiavitù è stata normale e all'ordine del giorno? E via dicendo, 5.000 anni di Chiesa Cattolica, Inquisizione, roghi di streghe, roghi di eretici, conquista e schiavizzazione del terzo mondo, guerre mondiali, campi di concentramento, spargimenti di sangue basati su ideologie che, da tipico punto di vista maschile, la mia ideologia è quella giusta, la tua è sbagliata, la mia è migliore della tua, e non importa che si chiami Hitler, che si chiami Stalin, che si chiami Mao Zedong o Pol Pot, l'essenza è sempre la stessa: spargimenti di sangue basati sulle ideologie, fino ad arrivare al giorno d'oggi, che tutto il potere del mondo è concentrato nelle mani di un'oligarchia di banchieri. Ora, questo è il problema. Questo è il problema che tu giustamente sottolinei, e dunque la soluzione passa necessariamente per un rinascimento, nota bene questa parola, un rinascimento dell'energia femminile, che è debole. Tu dici, io tremo a pensare alla nostra debolezza fisica, eccetera, eccetera, siamo inferiori fisicamente, ma è debole l'energia femminile solo fino a un certo punto, se pensi che la donna è capace di partorire e l'uomo non è capace di partorire. Senza contare che è la donna che dà all'uomo la vera forza, che è una forza interiore, non una forza di facciata. Ora, questo punto di vista per me è essenziale. È essenziale che siano le donne a prenderne coscienza, è essenziale che siamo noi uomini a prenderne coscienza. E di questo ho parlato, fra l'altro, nel podcast anche direttamente, non solo indirettamente tramite Marco Fardin. C'era quell'episodio in cui dicevo che sarebbe i nostri governanti sono talmente difettosi fin dal principio, come dire, sono talmente compromessi dalla loro stessa ambizione e dal loro stesso atteggiamento mentale, che sarebbe meglio se noi i governanti li sorteggiassimo. Saremmo già un passo avanti, anziché eleggere persone che si presentano lì perché sono spinte ferocemente dall'ambizione. Sarebbe meglio se noi li sorteggiassimo a caso i nostri governanti, avremmo sicuramente un governo migliore. E dicevo in quell'occasione che sarebbe meglio se fossero 80% donne e 20% uomini, perché i disastri storicamente li hanno sempre combinati gli uomini intesi come maschi. Quindi, Melè, sfondi una porta aperta, sono perfettamente d'accordo con te. Penso che questo sia il nodo essenziale, il cambiamento cruciale che sta accadendo in questo tempo di cambiare. Cioè, è questo nodo, il nodo del maschile e del femminile. Una volta questo nodo verrà, una volta questo nodo viene a pettine, tutto il resto salta, tutto il resto è destinato a essere messo in discussione, tutto il resto è destinato a cambiare, perché tutto il resto, tutto è centrato intorno a questo paradigma malsano. Cominciando dalle origini, cominciando da un Dio creatore maschio, senza una dea creatrice femmina. Quando mai si è visto un maschio che crea? Quando mai si è visto un maschio che dà la vita senza avere al fianco una donna? È praticamente una bestemmia questa idea del Dio creatore maschio. O un Dio che detta i comandamenti con la spada e punisce chi disobbedisce. Questo è il paradigma maschile che verrà messo in discussione. Un messia rigorosamente maschio che torna per salvarci, perché noi da soli non siamo capaci di salvarci. La cultura patriarcale verrà messa in discussione. La condanna delle donne che esprimono liberamente la propria sessualità verrà messa in discussione. La repressione sessuale verrà messa in discussione sia a livello degli individui che a livello delle società. E da questa repressione sessuale nasce tutte le altre storture, compresa la donna prostituta, compresa la donna oggetto, compresa la donna oggetto di piacere, compresi i club dove si coltiva il vizio e la perversione. E non occorrono i club. Quando, per fare l'amore basta un uomo e una donna, non occorrono tutte queste complicazioni. Queste complicazioni sono create dalla repressione sessuale che vige, che con questo paradigma maschile. Perfino la famiglia nucleare, penso,
La famiglia separata dal resto del mondo, anche questo verrà messo in discussione presto o tardi. La famiglia separata, io cresco i miei figli, tu cresci i tuoi figli, io penso alla mia economia familiare, tu pensi alla tua economia familiare. Queste sono cose che non erano mai esistite, non si sono mai viste in millenni e millenni e millenni di culture tradizionali e culture tribali. Non esiste i miei figli e i tuoi figli, la mia economia e la tua economia. Non esiste, la gente era molto più sana e cresceva libera da nevrosi, libera da psicologi, libera da psicoterapeuti e libera da problemi di ogni genere. Tutto questo è destinato a essere messo in discussione ed è entusiasmante che proprio noi ci ritroviamo a vivere un periodo di cambiamento così potente sotto i nostri occhi. E io sono convinto, Melè, tu sfondi una porta aperta, al centro di questo cambiamento c'è la scoperta del divino femminile in tutte le sue manifestazioni, a cominciare dalla terra, dal nostro bellissimo pianeta che è femmina. La terra che è femmina, laddove le religioni maschiliste parlano sempre del padre e del cielo, e invece le tradizioni spirituali native parlano sempre della terra e della madre. Questa è la grande differenza. E vedi, e vedi com'è l'equilibrio fra uomo e uomo, e l'equilibrio fra uomo e natura, come è diverso nelle religioni che ti parlano del cielo e del padre, e nelle religioni che ti parlano della terra e della madre. È arrivato il momento di riequilibrare queste due energie. Anzi, siamo al vivo dove dobbiamo farlo per forza prima che tutto quanto vada in sfacelo. Spero di aver risposto. Nel mio piccolo ho la sensibilità di un maschio, purtroppo, quindi oltre quello che ho detto non posso andare, però nel mio piccolo spero di aver dato una risposta e un contributo a quello che tu dicevi. Poi c'era la seconda metà della tua domanda, Melè, dicevi cosa dobbiamo fare in caso di attacco contro il territorio, eccetera eccetera, la centrale che stanno costruendo e così via. Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo fare, purtroppo o per fortuna, tutto quello che possiamo fare, inclusi i metodi tradizionali, creare movimenti di opinione, movimenti di protesta, movimenti di opposizione, tutto quello che si è fatto fino ad ora, questa comitati civili, civici, eccetera, eccetera. Questa purtroppo è la parte più lenta e difficile del nostro lavoro. Cioè, paradossalmente, è più facile realizzare una grande comunità e trasformarla in uno stato sovrano. È più facile fare questo che non interrompere le scie chimiche. Interrompere le scie chimiche è più difficile di fare in positivo qualcosa che decreterebbe la fine del vecchio. Ecco perché dico sempre, dobbiamo schiacciare l'acceleratore sul costruire in positivo ciò che è nuovo, anche perché è più facile, perché è un utilizzo migliore della nostra energia, è un utilizzo migliore del nostro tempo. Combattere il vecchio è molto più difficile perché ti assorbe tutte le energie utili per costruire il nuovo. Ecco perché dobbiamo concentrarci sul nuovo, fare il possibile per contrastare il vecchio o almeno rimandare lo sfacelo, come tu giustamente dici, e poi verrà il giorno in cui il nuovo prenderà il sopravvento sul vecchio. Questo è il mio punto di vista. Però bisogna lavorare sul nuovo, cioè sul positivo, molto più di quanto lavoriamo sul vecchio e sul negativo. Questo è il mio punto di vista. Melè, grazie per la tua domanda. Melè e Maximilian, grazie per la vostra domanda. Per favore, un appello a tutti, unitevi a Maximilian e Melè nel fare queste domande, perché non nel fare non solo queste domande, ma nel allora, numero uno, unirsi alla discussione nel forum. Lo ripeto, è veramente un aspetto centrale di questo podcast, www.tempodicambiare.it/forum. Un'altra cosa che dimenticavo di dirti prima, c'è una nuova sezione, c'è una discussione nel forum specifica dove tu puoi fare la tua domanda o la tua proposta di domanda per quando andremo a fare di persona questa intervista a Cash, all'ingegner Cash, cioè fra pochi giorni. Che domanda faresti all'ingegner Cash se ce l'avessi di fronte? Che domanda ti piacerebbe farle? Abbiamo aperto una discussione sul forum per questo, stiamo raccogliendo idee di domande che possono essere sia utili in tutti i sensi per cercare di approfondire questo affare che abbiamo battezzato l'affare Cash. Poi ancora, la mia speranza è che questo podcast diventa sempre meno un monologo e sempre più un'opera collettiva, quindi i tuoi feedback, i tuoi commenti, le tue proposte
Nel forum abbiamo aperto una nuova sezione specifica, la troverai aperta, è stata aperta ieri, si intitola Domande a Italo e proposte per il prossimo episodio del podcast. Quindi ci sono sia domande, sia richieste di approfondimento, richieste di approfondire determinati argomenti che rivolgerai direttamente a me, e sia in questa stessa sezione puoi anche proporti, farti avanti, candidarti per un tuo intervento, per una tua intervista o per inserire un tuo contributo audio all'interno del podcast. E poi ricordati che c'è sempre sulla stessa pagina del podcast, su www.beglioriamo.it, c'è sempre un pulsante che ti permette di fare una registrazione audio diretta che arriva direttamente a me dal tuo microfono casalingo. Quindi ripeto, grazie a queste risorse spero di rendere sempre questo podcast sempre più un'opera collettiva e sempre meno un monologo. Ovviamente questo dipende anche dalla tua partecipazione. Da quello che ho visto ad Abano Termine, la partecipazione, non solo la voglia di partecipare, ma la competenza e la capacità di partecipare è elevatissima in questo gruppo e in questa comunità. Quindi aspetto davvero i contributi di tutti, a qualsiasi livello. Che altro? Direi che siamo in chiusura. Volevo darti gli appuntamenti, eventuali appuntamenti, occasioni incontro. Abbiamo visto quanto ad Abano Terme è importante creare occasioni incontro in cui ci si conosce di persona, e questo è totalmente diverso dal sentirsi a distanza come in questo podcast. Ora, una prossima occasione incontro è l'incontro di meditazione che terrò a Scapezzano di Senigallia, provincia di Ancona, nelle Marche, quindi una località abbastanza centrale è abbastanza facilmente raggiungibile da tutta Italia, è fra un mese, cioè dall'11 al 14 ottobre, giovedì, venerdì, sabato e domenica, iniziando giovedì pomeriggio. Trovi tutti i particolari su questo incontro di meditazione su www.realizzazione.it/incontro. È un incontro che ha anche un titolo, il titolo è La virtù è il segreto della vera felicità. Questo incontro sarà dedicato a insegnamenti, sarà dedicato alla pratica della meditazione, sarà dedicato a riflessioni individuali e di gruppo, e ci sarà quella specialissima atmosfera trasformatrice che si viene a creare ogni qualvolta tanti individui iniziano a vibrare sulla stessa lunghezza d'onda, tanto per usare la stessa terminologia di Maximilian di poco fa. È veramente un'atmosfera trasformatrice, rivoluzionaria nel senso interiore del termine, perché ogni individuo, ogni persona si sente parte di un gruppo più grande, e ogni persona viene spronata e ispirata a dare il meglio di sé. Si crea veramente un'atmosfera particolarissima. Quando tutti, dicevo, vibrano sulla stessa lunghezza d'onda, che nel nostro caso è o dovrebbe essere quello della forza interiore, della responsabilità personale, della virtù, dell'amore, dell'altruismo, della saggezza. www.realizzazione.it/incontro è completamente aperto a tutti. Può essere un principiante assoluto e non sapere assolutamente nulla di meditazione, o può essere un praticante avanzato, esperto di meditazione. Tutti quanti sono benvenuti. Non ci sarà solo meditazione, ma, come dicevo, anche confronto di idee, scambio di idee, trasmissione di insegnamenti e così via. Ci sono già ad oggi, devo dire, 150 iscritti, che per un corso di meditazione stiamo già parlando di un evento di dimensioni medio-grandi. I corsi di meditazione solitamente sono più piccoli di così, però nella struttura che ci ospiterà ci sarebbe ancora posto per un'altra cinquantina di iscritti. Manca esattamente un mese, quindi ipoteticamente questi 50 posti potrebbero riempirsi. Se sei interessato, le istruzioni sono su realizzazione.it/incontro, e spero di conoscere anche te a Scapezzano di Senigallia. C'è un altro appuntamento molto 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 distante, un evento, una proposta, una possibilità, una remota opportunità molto distante nel tempo, di cui ero perfino indeciso se parlartene o meno, però che diamine, qui alla fin fine siamo fra amici, credo che fra di noi possiamo parlare liberamente di tutto quello che vogliamo. Perché? Perché nel 15° episodio del podcast, che è l'ultimo subito prima della pausa estiva, in questo 15° episodio avevo parlato in risposta a una domanda di piante sacre o piante sacramentali, e ho ricevuto un'accoglienza incredibile che non mi aspettavo assolutamente, un feedback entusiastico su quella digressione che ho fatto in risposta alla domanda sulle piante sacre enteogene. Sono
ne parlavo nello scorso episodio, queste sostanze enteogene cosiddette, cioè che creano l'esperienza di Dio dentro di te, questo significa etimologicamente enteogene, che espandono la coscienza, espandono le percezioni, aprono il cuore e tendono a dissolvere quelle barriere, quei sensi di separazione che sono poi creati dal nostro intelletto e che ci fanno dimenticare chi siamo veramente. E sono quelle sostanze, quelle piante naturali utilizzate per migliaia e migliaia di anni che vengono usate sempre in un contesto cerimoniale, sotto la guida di una guida qualificata, e ci permettono di fare un salto avanti nel nostro sviluppo personale e spirituale, che solitamente è l'equivalente di alcuni anni di meditazione, alcuni anni di psicoterapia. Una sola cerimonia di questo tipo spesso è veramente l'equivalente di alcuni anni di meditazione e alcuni anni di psicoterapia. E nello scorso episodio raccontavo anche la mia esperienza con un autentico maestro, sciamano, curandero dell'Amazzonia peruviana, e ho ricevuto una quantità inaspettata, incredibile, di feedback entusiastici, sia per email, sia di persone ad Abano Terme, sia a distanza e così via, di persone che vorrebbero maggiori informazioni su questa esperienza e su come poterla fare. Ora, su cos'è questa esperienza non mi dilungo ulteriormente, perché riascoltati l'episodio 15 se sei interessato, lì mi dilungavo abbastanza su questo. Né sto dicendo che questa è una cosa che tutti devono fare o tutti dovrebbero fare. Dio ce ne liberi e scampi, non è questo che sto dicendo. Qualcuno sente dentro di sé una voce, qualcuno sente dentro di sé una chiamata che dice questo potrebbe fare al caso mio, questo potrebbe veramente interessarmi, a seconda della sensibilità personale. La bellezza del mondo è che ogni individuo è diverso e non è che uno è migliore dell'altro, e chi si sente ispirato a un certo tipo di esperienze come queste dovrebbe rispettare chi non lo è, e viceversa, chi non è ispirato a questo tipo di esperienze dovrebbe rispettare chi invece lo è. Insomma, veniamo al dunque, bando alle ciance. Il prossimo mese di luglio 2013, quindi manca quasi un anno, il prossimo mese di luglio 2013 sto programmando un mio viaggio in Perù per tornare a ritrovare questo maestro, e parliamo di circa 15 giorni, parliamo della seconda metà di luglio. Gli ho parlato al maestro e avrei la possibilità di portare con me più o meno una ventina di persone. Ora, questo te lo sto dicendo semplicemente per capire, visto le entusiastiche reazioni che ho ricevuto, te lo sto dicendo per capire se veramente c'è interesse sufficiente a far sì che questa spedizione, chiamiamola così, possa essere realizzata, altrimenti ci torno tranquillamente da solo. Ti do un'idea dei costi, che non lo so quali saranno, però considerando il viaggio in aereo andata e ritorno in Perù, sempre ammesso che tu voglia tornartene, considerando il viaggio in aereo in Perù, considerando il vitto, l'alloggio, l'esperienza e così via, è un'esperienza che arriverà facilmente a costare qualche migliaio di euro. Non so dirti precisamente, la butto lì sui due piedi, immagino potrebbe essere una roba intorno ai 3.000-3.500 euro, ma non mi prendere alla lettera, sto facendo un calcolo così molto approssimativo. Però tutto questo per dire che chi pensa di avere interesse può mandarmi un'email senza impegno a info@tempodicambiare.it. Ti ricordo che non è controlegge parlare liberamente fra di noi di questo. La nostra esperienza, se la faremo in Perù, dove assumere il tè della pianta medicinale chiamata ayahuasca, e questo è il nome della pianta sacra nel caso tu voglia fare le tue ricerche online, in Perù assumere il tè della pianta medicinale ayahuasca è non solo perfettamente legale, ma bensì questa pianta è considerata un patrimonio nazionale della nazione peruviana. Quindi sentiti pienamente libero di parlare in piena libertà. Se sei interessato, info@tempodicambiare.it, così io da parte mia posso iniziare a vedere di che numeri stiamo parlando, se ci sono i numeri. Però attenzione, se nell'ipotesi che dovessero esserci una ventina di persone interessate, a quel punto io mi sentirei moralmente obbligato di dare la precedenza alle persone che mi scrivono per prime. Quindi se veramente hai una qualche forma di interesse, scrivimi a info@tempodicambiare.it. ovviamente io poi parlerò con te, vorrò parlare di persona con te via Skype per capire se questa esperienza veramente può essere adatta per te, quali esperienze precedenti hai in qualsiasi campo spirituale, di sviluppo personale, eccetera eccetera. Questo è fondamentale, che noi dovremo parlare e io cercherò di capire se questa esperienza, o di aiutarti a capire se questa esperienza può fare al caso tuo o meno.
Ho parlato abbastanza. Il prossimo episodio, che sarà il 17° episodio di Tempo di Cambiare, è in arrivo fra 15 giorni. Nel frattempo, se vuoi restare in contatto, i modi migliori sono iscriverti alla mailing list, sicuramente, vedi il bravo form di iscrizione alla mailing list, così io ti posso avvisare di qualsiasi programma inaspettato o fuori programma, e sia puoi iscriverti al podcast tramite iTunes per riceverlo mensilmente appena viene rilasciato. Ripeto, da questa ripresa autunnale il podcast non è più settimanale ma è quindicinale da qui alla fine dell'anno, e quindi, che dire, passa parola se pensi che questa risorsa, questo podcast sia interessante. Puoi linkare, se hai un blog, a www.tempodicambiare.it. Parlane ai tuoi amici, perché da soli non possiamo fare niente, però insieme possiamo ispirarci a migliorare noi stessi e il mondo. Ciao da Italo, alla prossima.